Mi sento frustrato per il lavoro che sto... Eccoci qui, buongiorno, ben ritrovati subito. Test audio, ditemi come sentite. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Live che ha del clamore, c'è del clamore, c'è del clamore in croccantezza sullo sfondo. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Sì, dalla tua suite, Sean, dalla tua suite. Ditemi che mi sentite bene. Ditemi che mi sentite bene, un po' metallico, doppio, no, avete ragione ragazzi, in realtà sento un leggero ritorno, avete ragione, sento un leggero ritorno anche io e non sono riuscito a capire perché si sente questo stramaledetto piccolo ritorno, si sente in realtà con le cuffie, se avete altro, non è, diciamo, non è così fastidioso, si può, anche perché dopo non lo sentite più, in realtà mi ci sono abituato, non lo sento più. Sto organizzando una call con un tecnico che in realtà non deve essere un fonico perché non è un problema di microfono perché questo problema ce l'ho solo su Streamlabs, quindi deve essere qualcuno che capisce di Streamlabs e di settaggi hardware software tra Windows Pronto, dottor e Streamlabs. Eccoli, Montezano? subito, grazie Esteban, grazie Tio Esteban per il tuo abbonamento con Prime. Mi raccomando, l'altra volta le gruppi ci hanno criticato anche per una cosa, avete raccolto pochi abbonamenti, quindi vuol dire che la live ha fatto schifo. Grazie tanto Alessandra, già iniziato live train. Bene, bene, partiamo subito col trenino, partiamo subito bene. Allora, abbiamo il nostro ospite in caldo, Leo. Prima però vi voglio aggiornare sugli sviluppi clamorosi che ci sono stati in questi ultimi giorni. Allora, ieri mattina mi ha chiamato il buon Campochiari. Mi ha chiamato esordendo, chiedendomi, insomma, vuoi parlare da uomo a uomo? Ho detto, figura, insomma, non c'è manco bisogno di parlare da uomo a uomo, parliamo da esseri umani. E mi ha detto, io innanzitutto, ha esordito dicendo, innanzitutto io mi scuso per le cose che ho diffuso su di te. Io ho detto, ah, tanto Happy Ranger 62, ottimo. Dicevo, ah, mi fa piacere, insomma, che ti sei reso Pronto, dottor conto. Montezemolo? Grazie, Dende Official, ci hai fatto raggiungere già il primo livello. Mi fa piacere che si è reso conto di questa cosa, che stava insomma sempre facendo fuori dal vaso, e però, subito Pronto, dopo, dottor mi ha detto sì, Montezemolo? però devi, grazie Mendez, devi riconoscere anche tu, insomma, che avete fatto degli errori sul vostro debunking, che è tutt'altro che perfetto. Ho detto sì, guarda, sono una settimana che ci state massacrando con questo fatto del debunking, dovevate distruggerci pure con Marco Bussi, ma alla fine nel metro non siete andati, e se vuoi puoi venire ovviamente direttamente in live a contestare. E lui era disposto a venire in live. Ovviamente le scuse fatte al telefono non servono a niente, le scuse devono essere fatte pubblicamente perché le cose che lui ha diffuso sono appunto molto molto gravi, diffuse tra l'altro al solito già noto. Grazie Reggi, grazie mille Reggi, dal solito noto Amico gruppo di mio. sfigatissimi che mi perseguita, praticamente questi che fanno, lo dicevo già con la questione Fenu, no? L'avevo intuito, cioè loro quando io faccio un'inchiesta su Qualcutinelli prendono questo mappazzone di monnezza, anche di roba inventata, e la sparano tutta quanta ai personaggi dei quali mi sto occupando. Quelli un po' più lucidi, ponderati, che fanno prima di lanciare fango, innanzitutto dicono chi siete, qualifiche, di cosa vi occupate, avete una faida personale col signor Milite, perché dovrò essere a quel punto, ci può pure stare, ma devo essere attento il doppio. Verifico le fonti, l'autorevolezza del blog della Scarsa esiste o soltanto perché dà contro a Milite, allora è top. Una cosa importante che ho detto, io ignorerò la chat quando partiremo con il nostro ospite per fare un nuovo debunking e parlare anche della questione laurea, del libro, di quello che abbiamo trovato nel libro. Invece non leggerò la chat, ignorerò la chat durante questa cosa, ci saranno i mod in chat che modereranno, ovviamente massima libertà di espressione, però chi critica, sfotte, bullizza verrà prima sospeso per 3 minuti, poi la seconda volta bannato. Amico mio! Grazie Nelemil, sempre generosissima che ci ha aiutato a fine livello 2. E quindi cioè, eravamo partiti su questa, su quest'onda che lui voleva entrare, voleva venire, voleva insomma discutere con me in chat di quella che secondo lui
Tanto mi ha anche detto che la mia fonte, in realtà non è una fonte, lo ripeto per la 100ª volta, non è una, sono varie fonti, perché se anche tu hai una fonte operativa nel campo della logistica, non è che questa fonte sa tutto, capisce di radar, capisce di tank, capisce di aeronautica, di navale. Deve ovviamente poi confrontarsi con gli altri colleghi degli altri campi, degli altri settori, non è tutto, quindi sono più fonti in realtà con le quali collaboriamo. Ma se lo le dici, ma non le posso dire per motivi che il signor Campochiari dovrebbe conoscere, le fonti devono rimanere riservate, anche se queste fonti non è che ci stanno passando dei segreti militari, semplicemente ci hanno aiutato e ci aiutano tuttora anche in diretta mentre siamo live, con le fonti che sono pubblicamente reperibili, le fonti ufficiali che sono pubblicamente reperibili e ovviamente con delle consulenze tecniche quando richieste. E ne faremo una molto interessante oggi, rimanete collegati e attenti, concentrati. Ne faremo una molto interessante sulle famose, oramai famigerate bombe FAB, quelle plananti, queste plananti, sono delle specie di alianti con delle bombe, delle bombe alianti, le chiamo io in maniera totalmente impropria, ma per darvi l'idea di come funzionano e del perché ci sono delle castronerie clamorose dette sempre da Campochiari, anche l'ultima live, quella di sabato, dove ci doveva smentire, in realtà ha rilanciato delle castronerie clamorose, secondo me imperdonabili per chi si occupa di questo argomento. Dicevo, lui voleva entrare, però mi ha posto una condizione che io non ho accettato. La condizione è che entrasse, una volta entrato lui, doveva uscire Leo. Cioè lui voleva entrare e fare il monologo, parlare con me, senza che Leo potesse, parlando magari anche di Leo, spiegando che secondo lui questa inchiesta contro di lui è nata da una persecuzione degli ex moderatori trombati che lo odiano, c'è cioè una faida, quindi offendendo anche la mia onestà, libertà intellettuale, parleremo anche di prostituzione intellettuale, di Metal Mike, per esempio, in parte anche del dottor Bussi, con quello che ha fatto successivamente alla sua sortita nella nostra live dell'altra volta. Quindi, tanto, 76% del livello 3, ragazzi, le voglio bene, alla faccia dei castori che dicevano che questi temi non ci portano nulla, ma tra l'altro io non è che lo faccio solo perché il tema ci porta qualcosa, lo faccio perché è importante e giusto. Lui diceva, vabbè, perché magari tu e Leo siete amici, no, io sono amico della verità, non amico di Leo, Leo l'ho conosciuto da 2 settimane. E quindi non, avrei moderato la live come chiunque mi conosce sa in maniera equa, però lui voleva venire senza di Leo. Ovviamente ho detto: ah, se vuoi venire, vieni con Leo, se pretendi di venire senza Leo, no. La sua motivazione è che noi abbiamo fatto una prima live senza di lui, in contraddittorio. E ho già spiegato a lui, a chi non ne capisce niente di queste cose, che non è assolutamente obbligatorio avere un contraddittorio. Quando io ho degli elementi autoevidenti su una persona che tra l'altro non conosco, io ho il contenuto, non devo assolutamente chiamarlo prima e chiedergli il permesso, non funziona così. Io vado, posto il contenuto, dopodiché se quella persona vuole, mi prendo un rischio enorme perché essere corretto dopo non è bello, e dopo se vuole venire viene. E lui mi ha detto, allora io mi porto i generali, ho fatto, ma tu portati i generali, caporali, sergenti, Amico sottotenenti, mio! grazie. Beh, bello Migran, grazie mille, bello che ci hai fatto superare il livello 3, raggiunto il livello 3. Quindi tutta questa roba estenuante, sfiancante, abbiamo dibattuto ieri, come siamo rimasti, guarda, per me te li puoi portare, grazie Max, te li puoi Pronto, dottor portare, Montezemolo? te li puoi portare, non è un problema, io non ho timore. E più dicevo, se Leo, perché lui me l'ha descritto Leo come un incompetente, no? Ma se Leo è un incompetente, è solo rancoroso verso di te, io non ne capisco niente, quindi mi puoi intortare come vuoi. Ma vieni, è un invito a nozze per te. Vieni, ci contesti punto su punto nel merito. Mortifichi anche il buon Leo, che abbiamo visto non è uno che urla, non è uno che alza i toni, non è uno che offende, che ho visto che le bimbe parabelliane sono ipersensibili su questo tema. Oggi saremo pulitissimi, tranquillissimi, cordialissimi, così neanche a questo si potranno attaccare. E qui, anche perché banneremo chi esagerà, quindi non ci sarà proprio modo di fare quello che è stato fatto l'altra volta nella chat. Stessa cosa sarà fatta nei commenti successivi. Però la cosa che a me non convince è proprio questo, cioè il fatto che tu volevi venire, Mirko, e ripeto, quando vuoi puoi venire, io ho organizzato anche le scene per avere 3 ospiti, quando vuoi puoi venire, però non posso dire Leo, no, Leo, guarda, lui vuole parlare anche di te, vuole contestare quello che tu gli hai detto, vuole dire che sei un cialtrone, che non capisce niente, ma tu non ci puoi stare in live. E capisci, Mirko, che mi stai chiedendo una cosa che non ha alcun senso, cioè è iniqua. Bando alle ciance ulteriori, abbiamo fatto un bel cappello e adesso possiamo passare agli ospiti. Eccolo qua, scusate, ho sbagliato scena. Eccolo,
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Leo, bentornato, bentrovato. Il violentissimo Leo, voi vi Sì. ricorderete quanto era arrabbiato, no? Rosso in viso, urlava contro tutti, insultava Campochiari, l'ha diffamato, si è inventato delle cose su Campochiari. Ovviamente sto scherzando, perché sto facendo il Sì. sarcastico, no? Per dire che in realtà lui è stato l'esatto contrario. Quindi anche questa accusa di rabbia cieca da parte del buon Leo nei confronti di Mirko, a mio avviso, è l'ennesima accusa strumentale di chi ha pochi argomenti. Qui a destra, vedete, mia parte, la mia destra, vedete una slide. No, Leo, io volevo partire con questa slide, Sì. perché secondo me racconta molto, no, dell'approccio che ha Campochiari in generale alle critiche anche al debunking. Questo era un debunking del debunking. Allora, questa, io vi invito qui, aguzzate la vista. Leo, non gli diamo indizi per ora, perché voglio fare il Sì. cappello. Allora, aguzzate la vista, aguzzate la vista. Questa foto ha qualcosa che non va. Ora, qui non l'abbiamo modificata, è presa dalla live che potete andare a vedere. Quella che era sui radar, tra l'altro, carino, Sì. una live sui radar con un esperto di radar che, devo dire, onestamente, con molta professionalità all'inizio ha detto: io non sono un esperto di radar, anche perché non esiste l'esperto di radar. E non sono neanche, anche dire esperto di telecomunicazioni non ha senso, è come dire esperto di musica o esperto di medicina. Cioè, sono materie molto ampie, quindi lui specificato che è accreditato e lo è assolutamente, ci mancherebbe anche a livello internazionale su determinati temi, capisce qualcosa di radiofrequenze, insomma, può parlare di alcuni temi, ma non è uno che usa i radar, ha utilizzato i radar sul campo e ha testato i radar sul campo, okay? È un appassionato, un teorico. E in questa live, intitolata i radar, quindi di fatto non è che si è parlato dei radar, si è provato in una parte a delegittimare noi, e partendo proprio da qui, questi sono dei punti iniziali. Questa immagine, cosa notate? Ecco, adesso faccio un'eccezione, leggo le chat, no? Leo, le leggiamo insieme. Cosa Sì. notate? Tu la vedi anche sotto. Cosa notate di strano in questa immagine? Il tema era, contesto, i russi volano a bassa quota utilizzando queste bombe, chiamate la sigla FAB, che sono delle bombe plananti. Attenzione, anche qui, chi è un po' più, no? Sveglio, usa la logica, il buon senso, capisce, può intuire, una bomba planante non la sganci da 50 metri, da 100 metri, non ha molto senso sganciare bombe plananti, Pronto, dottor no? Quindi Montezemolo? c'era già questa prima cosa strana, le famose bombe plananti sganciate da basso. Questa narrazione in realtà serviva a Campochiari, Leo, tu interrompimi quando vuoi, se dico Sì. cose non corrette, serviva al buon Campochiari per rafforzare la sua narrativa di ieri che viaggia a bassa quota e che quindi non vengono visti dai radar. Ok? Il problema è che manca qualcosa a questa immagine. Leo, dillo tu. Perché poi dopo subito. Cosa manca a questa immagine? Guardate le due frecce che arrivano sul bersaglio. C'è la freccia, quella che arriva dall'alto. Riuscite a capire che cosa rappresenta? Come mai questa freccia dall'alto è tagliata così, troncata? Cioè, chiaramente, vedete, no? Quella più a destra, manca qualcosa. Manca qualcosa che è questo. Cioè, allora, lui l'ha presa dall'immagine di ieri, l'ha tagliata così di Forbes, c'è cioè anche su Forbes che Sì, la foto è che lui ha preso Forbes che l'ha l'ha tagliata così, tagliata non in è questo modo quella. perché niente a loro, insomma, non interessava la parte intera. Però spieghiamo perché in realtà, diciamo, l'immagine migliore che spiega meglio è questa qua. Allora, il profilo, ci sono due possibilità per lanciare bombe e missili con gli aerei. Il primo è quello che abbiamo visto sotto, rasente terra, poi dopo sali, Bravo, vai a bravo quota di Amedeo. lancio Sì. e sganci e torni Torni indietro, di indietro. nuovo rasente al suolo, è l'immagine che c'è sotto. Invece, per le bombe plananti FAB, non le lancia all'altezza del terreno, così basso. No, le lanci su. Qua nell'immagine si parla di 25.000-40.000 piedi Piedi. d'altezza. Noi siamo stati conservativi, abbiamo detto 8.000 piedi per le FAB, Sì. anche se Tom Cooper, che Parabellum cita e dopo possiamo vederlo, dice 9.000 piedi, ma noi, visto che vogliamo essere bravi e vogliamo andare incontro, abbiamo detto 8.000 piedi, comunque ad 8.000 piedi questi aerei russi arrivano, Esatto. quindi bisogna portarsi in quota da 0 ad 8.000, che non è una roba che tac, uno schiocco di In dita un attimo succede. arrivi a 8.000 metri, certo. E poi a 8.000 piedi tu sganci queste bombe plananti FAB che poi vanno poi nel bersaglio prescelto, Guardate anche la eccetera. parabola, no Leo? Guarda la Sì. parabola delle bombe guidate, le guided bomb e le FAB, no? Guardate, quella è una parabola, cioè è a parabola, traiettoria, scusate, ma è a parabola, no? È una traiettoria. Sì. L'altra è decisamente,
planante, no? Perché si chiama Eh così, sì. quindi E devi planare e vedete in scendere. didascalia sopra c'è Sopra, scritto esatto. GAM e JDAM e poi dopo le glider bombs. Le glider bombs sono le bombe plananti, per capirci, per Quindi chi non sto sa l'inglese. grafico, per spiegare, tutto è partito dai radar a 27 km, poi è arrivato Bussi a dargli una mano a dire che i radar hanno una zona cieca a bassa quota, dopo ne parleremo, no Leo? Pur Sì, di sì. distorcere, piegare la realtà alla reazione e non dire, oh, ho detto una cazzata, scusate, ho detto una cosa imprecisa, capita a tutti, no, non si può dire, è vietato. E qui tra l'altro vediamo degli esempi di queste bombe. Vedete che così, direi, senza essere dei fini tecnici militari, degli esperti di radar, di missilistica, ma a occhio potete vedere che non siamo a 30, 40, 50, 100 metri. A occhio si vede che siamo abbastanza alti, questo è un altro Sì. esempio. Vedete come sono le strutture, qua qui si faccia un po' di divulgazione corretta, no? Hanno appunto questa capacità perché non cadono, mentre anche le bombe, quelle lì fatte per cadere in maniera perpendicolare, non cadono propriamente in maniera perpendicolare, però cadono. Così, quelle che vediamo nei film, no? Quando si vedono le riprese, che l'aereo sgancia e tu vedi la bomba che cade, come direbbe Maccio Capatonda, Leo, all'immagine dritto per dritto, Sì. no? Queste no, E queste vengono prese e date sul vuoto. le FAB sono delle bombe che in teoria sono bombe molto vecchie, che in teoria cadrebbero così come le vedete nei film, soltanto che gli è stato applicato un kit Scusa. planante, lo vedete lì nell'immagine, che permette a queste bombe di planare e andare Infatti un si po' più riconosce la lontano. forma, è la classica forma della bomba che si vede nei film, no? Con Sì. l'innesto sulla punta che arriva, boom, ed esplode. Voilà. Quella, la Sì, bomba sono è loro. quella, ha un supporto, quindi viene sganciata in modo tale che possa planare e arrivare fino anche qui, dai 44, poi vedremo una delle nostre fonti, ci ha fatto un bel sommario con grafico, dai 44 ai quasi 140 km di raggio, Esatto, no? sì. E questa è di nuovo ancora la spiegazione di come funziona il toss bombing, cioè quello che abbiamo visto nella prima immagine, no, Leo? Sì. Giusto? Io Sì. lancio, faccio questa manovra a U velocemente e poi ritorno in modo tale da non farmi vedere o farmi vedere il meno possibile dai radar. Tra l'altro abbiamo un video che secondo me è molto carino, interessante, no? Eccolo qua, lo facciamo vedere. Fa vedere Forbes, quindi non è quello delle FAB. Sarebbero quelli sempre che vediamo nei film quando tu, no, sono delle contromisure per eventuali Sì, perché antiaeree, no? Quindi il un radar flare. così ti aggancia il CHAF, l'antiaereo aggancia il CHAF e se va bene il missile va in quella direzione e non becca l'aereo. Sono delle contromisure per cercare di svignarsela. Ma E tanto non si doveva questo sentire nulla, era musica, era soltanto sì. musica, ragazzi. Sì, era soltanto musica. Questo è il profilo di lancio comunque con razzi, ma quello basso, non è quello delle bombe plananti. Che prima abbiamo visto l'immagine, le bombe plananti, come avete potuto vedere, non sono a 60 metri d'altezza, Ed quindi eccole qui, un 200 foot. po' di corretta divulgazione tramite fonti qualificate. Amico Grazie mille, mio. Neck Dynamite. Allora, vedete che ci sono i vari tipi, no? Guardate quanti, anche più moderne, perché Sì, quelle sono sì. anche più moderne, no? Di nuova concezione. Vedete che vanno, queste qui vengono, le prime che vedete in elenco, quelle a 92 km di raggio, vengono lanciate a 12.000 metri, quindi l'altra da 15.000 metri e arrivano fino a 140 km, quindi pensate quasi la distanza che c'è tra Roma e Caserta. Cioè, tu potresti sganciare sta bomba da Cassino e la bomba da Cassino arriverebbe a Roma, ok? Ovviamente, come diciamo sempre, Sì. no? Sono delle stime, dipende dal tempo, dipende da diversi fattori. Leo, vuoi Vi dire faccio qualcosa? solo Vai, vai. una correzione che mi sono accorto. Che Vai, non sono proprio stato preciso, quindi visto che facciamo debunking così vai. di cose. Aia, aia, aia. E quindi chiediamo scusa a differenza di Subito, qualcuno. in live. Prima
ho detto chaff, invece quelli lì sono i I flares, flare, infatti quelli l'ho che corretto io, lanciano. non sapevo, sì, sono i flare, sì, non c'è Scusate ragazzi, tranquillo, però ma mi sono poi accorto del lapsus e chiedo perdono. queste Cioè. cose qui, lapsus, ti ricordi? Noi abbiamo visto, per onestà intellettuale, questo lo voglio dire, abbiamo visto, lo raccontiamo, a proposito di lapsus, no, voi mi avete girato, abbiamo visto, per vagliarlo, un video dove il signor Capochiari pareva dire una roba che si contraddiceva da solo, quello sui Turtle Tank, no? Sì. Cioè lui c'era proprio nello stesso video, quindi non in video diversi, diceva, faceva vedere l'immagine di questo Turtle Tank che diceva lui, guardate come resiste a vari colpi di artiglieria, guardate come Diretti. resiste, esatto, diretti di artiglieria, fa da apripista e arriva, e poi dopo poco diceva, poi questi funzionano prima, adesso non funzionano più perché guardate qua, faceva vedere l'immagine di uno di questi Turtle Tank totalmente distrutto da un singolo colpo di artiglieria. E lui stesso, dopo aver detto che i Turtle Tank resistevano ai colpi di artiglieria, diceva: non li usano più perché non resistono neanche a un colpo di artiglieria. Era questo. E io ho detto: vabbè, ragazzi, magari. E non ci sono più i droni, diceva in quella parte. Diceva: vabbè, ragazzi, magari si è confuso, ha avuto un lapsus. Nella prima parte voleva dire resiste a vari colpi di droni. E successivamente dire: adesso stanno usando l'artiglieria, hanno capito che resiste ai colpi di droni, stanno usando l'artiglieria, e quindi di conseguenza non funziona più. Quindi lì poteva essere stato, ecco, noi differenziamo i lapsus, il semplice. Mentre invece, Leo, scusami, una cosa un attimo fuori tema, ma sempre in tema. Sì. La questione ambasciata, consolato, anche lì c'è stato un arrampicamento sugli specchi, soprattutto delle parabimbe incredibili, io le chiamo ormai le parabimbe incredibile. No, ma lui ha detto, è stato onesto, ha detto che non si ricordava ambasciata o consolato. Abbiamo spiegato che un analista militare che non sa la differenza tra ambasciata e consolato è come un insegnante italiano che non sa la differenza tra Dante Alighieri e Francesco Petrarca, cioè non sa dirci, e dice la Divina Commedia, non mi ricordo, l'ha scritta Dante Alighieri o Francesco Petrarca, cioè non si può dire, sono due scrittori, hanno vissuto un'epoca simile, però non hanno scritto lo stesso, ovviamente non hanno, è uno solo che ha scritto la Divina Commedia. L'ambasciata non può stare su un'isola, e Leo, questo lo lascio dire a te, durante la live, mi pare che era Metal Mike, che ho detto per me mi ha molto deluso, mi pare che era lui, si parlava dell'ambasciata di Gerusalemme. Ah, sì, non mi sembra Mike, forse era proprio Parabellum. Proprio lui stesso dice: Se vedete, non ricordo non è male, assodato. L'ha detto, però. era nella live con lui. Diceva: non è assodato, non è Sì. vero, no? Che le ambasciate sono sempre nelle capitali perché c'è il caso di Gerusalemme, che non è una capitale. E secondo me è doppiamente grave. Vedete, poi per non Sì. ammettere un errore, tu ne fai uno ancora più grave. È doppiamente grave che tu non sappia concepire la motivazione di questa eccezione. E lo sfido, lo Esatto. sfidiamo, sfidiamo Mirko, che è bravissimo con le fonti, a trovarci dei 195 paesi con capitali dove ci possono essere ambasciate, quanti devono di? 10? Sì. 15? Che non hanno ambasciate nelle capitali, perché lui ci dice: sai, invece non è vero. Se tu cherry picking puro, ne trovi No, uno? più che altro questa si chiama praticamente la fallacia dell'accidente converso. Che cosa vuol dire? Se x vale nel caso particolare o eccezionale, dunque x vale a livello generale. Questa è la fallacia dell'accidente converso, uno stratagemma retorico da due spiccioli. Perché sappiamo tutti che la maggior parte, la stragrande maggior parte delle ambasciate sono nelle capitali. Questa è un'eccezione, quella di Gerusalemme, perché tutto il mondo, anche adesso che sappiamo che sono scoppiate le tragicità da quelle parti Sì. da un po' di tempo, sappiamo tutta la complicatezza che c'è in quel posto. Ma appunto, è Beh, cioè, assurdo le pensare motivazioni politiche, storiche, che hanno che. portato a una decisione simile, che è assolutamente atipica rispetto Esatto. a quella che normalmente si fa. Non credo che in Italia, non so, a occhio, ecco, non ricordo, Leo, credo che in Italia le ambasciate siano a Roma, non Sì, sono a a Roma le Napoli, a ambasciate. A Palermo Napoli o a o a Ischia. Milano. Beh, per capire, Adesso ci possono essere consolati. è come dire, non ricordo se l'ambasciata russa sta a Ischia, sta a Sì. Capri. No, cioè non puoi confondere e non puoi portare l'esempio di È un dubbio che Gerusalemme. non deve È un esistere, dubbio se che, è un esatto, che certo un livello di esperto in materia non competenza. può avere, capito? È come se un matematico avesse dei dubbi sugli integrali, cioè Sì, non puoi avere dubbi su queste basi, cioè puoi commettere errori, ecco, lapsus.
quello che vuoi, ma non puoi avere dubbi su ambasciata, dove sta l'ambasciata e dove può stare il consolato. Quello lo devi sapere, è un dato Sì, assodato. poi basta appunto facendo una veloce ricerca, c'è cioè sia il Ministero degli Affari Esteri russo che ci dice dov'è l'ambasciata russa in Finlandia, c'è il Ministero degli Affari Esteri finlandese che ce lo dice, e poi cercando su Google Maps sull'isola di Åland trovate subito, cercate consolato russo nelle isole di Åland, trovate la posizione. Cioè. Attenzione, Bad Blue ci corregge, dice: gli USA riconoscono Gerusalemme come capitale. Allora, se è vera questa, è Sì. vera questa cosa, che è vera, quindi è anche sbagliato fare l'esempio, doppiamente sbagliato fare l'esempio di Gerusalemme Esatto. non capitale. Quindi vuol dire che anche quella capitale, in realtà la situazione non è così lineare, per questo Eh diciamo, sì, c'è perché ci sono tutta una serie di problemi. Poi quando c'era stato Trump, eccetera, c'erano state queste esatto. dichiarazioni. Non è così, non è Roma, su Roma non è che possiamo stare a discutere se Roma è capitale o no. Però a questo punto Bad Blue ci dai ragione ancora di più. Cioè, vuol dire che anche in Sì. quell'eccezione in realtà c'è una regola. Cioè, E ci certo, l'ho possiamo messa vedere una lì per regola. quel motivo, non è Cioè, che non l'ho è una. messa lì Il senso è che così Gerusalemme tanto non è una per. città qualunque. Cioè, abbiamo preso una città qualunque che non sia la. Abbiamo preso Palermo. No, abbiamo preso una città che comunque è riconosciuta come capitale, appunto, come dici tu, giustamente, dagli Stati Uniti Sì. d'America. E c'è una motivazione anche storica, oltre Sì. che politica, valida per metterla là. Le Certo. ambasciate si trovano nelle capitali perché banalmente il ruolo del personale dell'ambasciata è rappresentare il proprio stato presso le istituzioni. Ma ripeto, questa roba si studia al primo anno. Scienze politiche, Ma sì, peraltro, ma cioè non poi è una roba complicata, parlo anche da appassionato, io studio STEM, quindi queste cose qua alla nostra università non si studiano, ma appunto essendo appassionato di Seconda Guerra Mondiale, cose militari, sono le banalità che, boh, si conoscono, cioè devono essere conosciute. Anche quando parli di storia, c'era l'ambasciatore italiano a Berlino, l'ambasciatore tedesco in Italia, eccetera, eccetera, sai dove si trova Ho l'ambasciata, cioè. abbassato un po' Leo perché io lo sento perfetto anche questo. Io ti sento perfettamente, non Ah. troppo alto. Mi dicevano alcuni in chat che ti sentivano troppo alto, a me troppo basso. Io mi sento perfetto da YouTube con le mie cuffie e ho l'audio al massimo, quindi non posso alzarlo più di così. L'audio del mio Parlo microfono è al anche un po' massimo. più piano, così Sì, comunque, facciamo. adesso comunque non mi dai un servizio utile. C'è da sempre gente che cerca di curarsi da sola. Vabbè, non ci interessa, andiamo avanti. Mi ha detto che non leggiamo i commenti. Ah, allora, questo è un altro tema perché anche qui da una settimana. Me le hanno fatte a cubetti sulla questione Marco Bussi, offese a Marco Bussi, insulti a Marco Bussi. Allora, prima di tutto, chiariamo una roba, contesto, diamo un po' di contesto. Come potete vedere, il signor Marco Bussi, il dottor Marco Bussi, mi perdoni, entra in chat live, così, boom, a gamba tesa, a 2 ore e 09 minuti. Quindi, vedete, quando eravamo in chiusura, dopo un'ora e passa di bombing dalla chat, dove t'hanno bullizzato in ogni modo, è il pescatore, il cappello, ma chi è quel ridicolo? Ester rosica e vuoi solo fare visualizzazione, insomma, dopo una serie di poi un sacco di mistificazioni, parole che ci hanno fatto dire che non abbiamo mai detto. Comunque lui arriva in questo clima sicuramente molto acceso, molto teso, e scrive: ho qualche competenza di radiofrequenza, potrei capire addirittura io. Leggiamo bene questa, addirittura io, cioè lui qui parte molto low profile, cioè dice persino io che non ho competenze verticali, però è un modo poi per sminuire noi, no? Quindi, persino io che non ho competenze verticali, potrei capire determinati discorsi. Poi, però, attenzione, nel primo commento, meglio nel quarto, come tu dici, la curvatura che mi ha fatto incazzare, la curvatura impatto anche su radar, lì già parte male. Parte volendoci, facendoci dire una cosa che noi non abbiamo detto, perché io e te, Leo, non l'abbiamo mai detto Esatto, in live. certo che la curvatura impatto sul Ovvio, radar. noi contestavamo i famosi 27 km dati precisi spaccati al centimetro, è quello che contestavamo. Esatto. Non abbiamo mai detto, anzi abbiamo detto il contrario, che la curvatura c'è, ma non quando parliamo di radar terrestri. Tra l'altro, per me sbagliatissimo parlare di radar a caso, proprio perché ci sono una marea di modelli, dipende da dove sono messi, in che zona, cioè dire così. Parliamo delle antiaeree ucraine e iraniane, i radar poi non ci vedono. Adesso risentiremo di nuovo dalle parole di Campochiari, perché poi andiamo per ordine. Lui dopo, perché è da lì che recuperiamo insomma il fatto dei 27 km, i radar non vede bersagli sotto una certa quota. Ecco, questo mi interesserebbe, no, Leo? Si chiama zona di propagazione anomala. Ne abbiamo parlato Esatto. di questa cosa. Poi io aggiungerei una cosa, no? Quando uno vuole presentarsi in live e essere preso sul serio, no? Cioè, non, io non ce l'ho contro gli anonimi, ma semplicemente se vuoi essere considerato, Certo. ti presenti con nome e cognome, dici anche chi sei, Salve, perché mi chiamo così. Marco Bussi. Cioè, anche perché chi cazzo è? The Esatto. man in the low closet. Cioè, io Esatto. dovevo. Ha insultato Marco Bussi. No, ho detto a un nickname insieme ad altri 20, usando il plurale, siete dei mistificatori. Dopo,
ho detto: ah, perché continuano questi cialtroni? E lui si è sentito. Ma poi guardate, dopo dice: ho capito chi è il cialtrone qui. Sì, andate a guardare le mucche al Le mucche al pascolo. pasco, stiamo dicendo una marea di cazzate senza spiegarci come sempre quali cazzate staremmo dicendo, non è stato in grado di dirne una. Oh, Bussi, dottor Bussi, dottor Bu, una, non è riuscito a dirne una, a dimostrare una sola cazzata, non dico 10, 3, una. Poi mi ha detto anche che sono un buffo, un colossale buffone, ma io non me la prendo, lo capisco perché si era alterato, era rimasto indispettito, lui era entrato, diciamo, non volendo belligerare. È stato, si è sentito insultato, effettivamente l'ho definito un mistificatore, questo sì, e continuo ancora a pensare cosa sia stato in quel momento. Si è sentito incluso nel cialtroni generale che ho dato alla chat in quel momento, che era piena di cialtroni, e da lì è esploso. Come Sì. vedete, anche Bussi, molto pacato, molto professionale, se lo insulti si altera, sbarella. Voi immaginate che a me mi sarà insultata un'ora e mezza in chat, cioè non da, Anche a me. non è avuto uno di insulti, ne ha avuti 40 prima di sbarellare. E quindi, sai, mi scuso ovviamente con Bussi se si è sentito offeso, anzi mi scuso e basta, anche se lui non si è sentito offeso, si è sentito offeso, quindi le scuse sono da dire e basta. Però io non sapevo chi fosse, cioè per me poteva essere un troll che veniva lì Sì. a cercare di Io deviare. ammetto una cosa, Dimmi. che appunto la chat live non riuscivo a seguirla tanto, poi c'erano tantissimi troll, ho smesso di guardarla. Marco Bussi lo seguo e so che una persona quando parla solitamente attendibile, perché sono un abbonato a Liberi Oltre, quindi Ma scusate, conosco lui è anche questo nome. riconosciuto come esperto, certo, ha Però io rispetto, in quel certo. momento non l'ho visto, se no avrei detto to c'è Marco Bussi, non me ne sono accorto, ma appunto non è noto a me che sono in un ambiente del genere, lo seguo, so chi è The Man in the Closet, ma non è dato sapere alla collettività chi sia dietro quel Raul link, scrive: cioè non lo vedo a Germano fare non è. dissing. Beh, qui lui ci è Esatto. andato giù pesante con gli insulti, ma ripeto, non lo dico per piangere degli insulti ricevuti. In quel contesto lui c'è sta, si è sentito aggredito e ha reagito. Ma è per dire alle verginelle, alle educande che si scandalizzano e si fanno cadere il monocolo per un cialtroni o per un imbecilli. Non è che abbiamo detto chissà cosa, ma oggi abbiamo detto siamo molto ipercontinenti. Che, come potete vedere, anche le persone posate, assolutamente per bene, competenti, accreditate, sicuramente come il dottor Bussi, possono perdere la brocca. E per un singolo, poi tra l'altro per un singolo aggettivo che mi è piaciuto, non è che l'ho insultato per 40 minuti, senza sapere chi fosse. Lui questi insulti ha rivolti a me, che avevo faccia, nome e cognome. Ma comunque, andiamo avanti. Questo era giusto per capire che poi in quell'intervento, dove ci avrebbe dovuto debancare, in realtà non ha Sì, detto niente, no? Leo, ecco, ma andiamo sul tema. diciamo Andiamo sul una tema, cosa esatto. che secondo me è sottile, perché da quel che ho visto Marco Bussi non si è mai posto come vi debancherò, ma è stato Parabellum a venderlo sul suo Telegram come Bravo. una risposta al nostro video. Sì. A Bussi potrebbe, ipotesi, essere semplicemente stato chiesto di venire a spiegare Della come laurea funziona parliamo a breve, Jarad. vai, sì. E appunto, per quello che ho guardato, Bussi utilizza delle slide dell'MIT, tra l'altro, che è il polo mondiale per la ricerca dei radar, quindi sono cose semplici, spiegate, direi per me anche bene, non vedo criticità, ma appunto non siamo stati debancati, anzi, in una parte ci ha praticamente dato ragione, anche lo stesso Parabellum a un certo punto ci dà ragione in una Poi io certa sono parte. della scuola Funari, se uno è stronzo devi dire che è stronzo, vedete, non mi sto riferendo a Bussi, no? Che dice, però allora è meglio non usare. No, il mio stile è questo qua. Ti può piacere, lo puoi adorare, ti può far schifo, ti può lasciare neutro, ma il mio stile è questo qua. Se c'è uno che è in chat imbelle, io gli do dell'imbecille, eh? Francesco, tranquillo, Giamma, perché Francesco è una battuta che facciamo tra noi. Quindi io se uno è stronzo gli dico stronzo, gli posso dire stupidino. Poi è chiaro che in determinati contesti, con determinate persone, per determinati temi, tu ti trattieni. Utilizzi, no? Un altro tipo di approccio, un altro tipo di linguaggio, per carità, dipende anche dai contesti, ci mancherebbe altro. Però in realtà non ci ha, il dottor Busi non ci ha debancati, non ha confutato nulla, anzi, noi abbiamo visto quella chat, quella là, e tra l'altro la cosa che mi delude un po' di Busi, no? È che si sia fatto usare da Campochiari, che ha detto chiaramente che noi lo avremmo chiamato, appunto, lo avremmo chiamato per farci correggere l'inchiesta, cosa Sì, assolutamente falsa, perché una bugia una bugia truculenta, cioè. clamorosa che Bussi dovrebbe, anche per sua dignità professionale, dire: non è affatto vero, non dire cagate, non usarmi per le tue faide, per le tue battaglie, visto che lui le chiama faide, no, per le tue battaglie personali, perché io non le ho mai mandati a quel paese, non mi hanno mai chiesto di correggere. In maniera molto umile, in realtà, Giamma gli ha semplicemente detto: guardi, dottore, se lei trova qualcosa che non è chiaro, corretto,
nel nostro lavoro ce lo dica, fonti alla mano, e noi volentieri lo correggiamo, che è un approccio di umiltà, no? Non perché Sì, siamo insicuri, noi certo. siamo sicurissimi di quello che abbiamo, però sai, può capitare, l'abbiamo detto stesso noi, può capitare di qualche sbavatura, qualche piccola riflessione sbagliata, ce la faccia sapere che la correggiamo. Non è che Bussi ci ha mandato a cagare, non ci ha calcolato, perché deve andare, come dice, ci ha tenuto molto a farlo sapere un po' a tutti, deve andare a Chicago, abbiamo capito? Autobus, lei doveva andare a Chicago, l'ha detto un po' a tutti, si sta preparando da un po' di tempo, però e qui non aveva tempo per rispondere neanche a Giamma, però il tempo di farsi 2 ore passa con Capo Cadilla e l'ha trovato, quindi è anche una questione di priorità, no? E ci sta che lui dica io considero Giamma nulla e voglio andare a confrontarmi da Campochiari perché ha visibilità e via dicendo, sono le motivazioni perché siamo amici, non lo so, però questo famoso debunking non c'è stato, cioè l'esperto di radar che ci doveva distruggere non lo ha fatto. E andiamo a riascoltare. Sì, e poi per onestà intellettuale, perché Bussi è stato venduto da Campochiari come massimo esperto, per onestà intellettuale Bussi ha ribadito ben due Subito. volte nella live che lui conosce l'argomento perché l'ha studiato così, ma non è esperto in materia, lui si occupa di altro ed è esperto in altre cose. Esatto, lui lo ha detto più volte in realtà, Sì. almeno 2 parti alla live lui ha detto io non sono un esperto, non mi spaccio per tale, però Campochiari l'ha presentato come esperto, Sì. grandissimo esperto, e lui probabilmente perché l'ha letto, essendo una persona che ha una certa credibilità e un certo accreditamento anche a livello internazionale, non volendosi prestare a sta cosa, diciamo con stile. E io ho visto le facce, vedo le facce di Mirko anche in diretta quando lui diceva e ripeteva io non sono esperto di radar, lui magari in quel momento Campochiari pensava o questi lo prenderanno sta clip e mi diranno che ho portato un esperto di ADA che come prima cosa, un po' come se dicessi porto in live un esperto di manovre aeronautiche. Arriva l'esperto e dice no, allora preciso che io non sono assolutamente esperto di manovre aeronautiche, ma sono un appassionato, leggo, beh, allora è già lì parto male. Qui vabbè, è la questione laurea, no, lei qui c'entra poco con la questione laurea, Sì, questa è sì. una questione No, più mia, perché poi Campochiari, devo dire, anche a me, non mi ha dato i documenti, ma non gliel'ho chiesti, non erano necessari. esatto. Poi qua vedevo nello screen che è la parte bassa, no, che interessa quello sì Sì, successivo. andiamo, esatto, hai ragione, hai ragione. Allora, andiamo un attimo alla parte bassa. Lui Sì. scrive, mi fido di un tecnico come Bussi. Preferisco bere, che a differenza loro è un esperto del settore e ritiene il loro debunk pieno di errori. Ancora, quali nel stia sul punto direttore, quali nel merito? Il dottor Bussi, ecco, l'invito di Giamma nasce da questi messaggi. Guardi, ho saputo, mi ha detto Campochiari che lei ritiene che il nostro debunk è pieno di errori e lo ha anche scritto. Bussi si è preso una responsabilità, ha scritto state dicendo una marea di cazzate, ha detto, no, l'ha detto anche lui per sua voce, dove stanno queste cazzate dette? Sì, sarebbe interessante Sarebbe interessante saperle. scoprirle, ma anche per credibilità di chi ha detto che abbia detto, che se accusi qualcuno di dire cazzate Esatto. poi lo devi dimostrare, immaginate se noi avessimo accusato Mirko Campochiari di dire cazzate senza dimostrarlo, ce l'hanno fatte così per 2 settimane avendolo dimostrato, immaginate se ci fossero venuti a dire parabellum, ah, dice solo Sì. vaccate. In che senso? No, guarda, dice solo vaccate, devi fidare ciecamente perché è così, perché io mi chiamo Marco Bussi, perché io mi chiamo Germano Milite, allora ti dico che dici cazzate ed è così. No, non funziona così. Anche il Papa mi deve argomentare perché sto dicendo cazzate sulla teologia, su un trattato di teologia, me lo deve argomentare, mi deve spiegare perché sto dicendo cazzate, altrimenti le cazzate le sta di lui. Sotto lui poi lo presenta appunto come un esperto, bla bla. Sopra c'è la questione della laurea, la affrontiamo al volo perché è interessante. Allora, devo Ma dirvi che prima aspetta Germano, io farei, se vuoi, un attimo, stando sul punto ancora dei radar e delle FAB, quella piccola precisazione su quanto detto da Parabellum, che sembra che la gente non capisca, e o poi su due dimentichi punti di subito, Bussi che sì. Aspetta, secondo me, così chiudiamo l'argomento, aspetta, se va voglio a bene. questo punto facciamo sentire un attimo, ecco qui, allora facciamo sentire, ecco qui, sentiamo dalla viva voce, tu non so se sentirai, ti metto i sottotitoli, eh? Sì. Un radar, in realtà la sua capacità di vedere quel bersaglio a volte si riduce a un terzo per via delle colline, della morfologia. L'aereo praticamente Abbiamo visto tutte queste colline, questa morfologia collinare in Ucraina non ci sono. è... esce a sgancio, se ne Sì, torna indietro, assolutamente perché c'è una bella differenza. niente Infatti che c'è un non si ottimo vede così, cioè non è articolo che c'ha di delle Mauro colline Gilli che parlava come proprio di la zona questo. della Toscana in Italia Aspetta o che tu non senti e dell'Umbria. sei parlando sopra di lui. Esatto, bravo, esatto, bravo. Non è una zona, cioè non è una zona neanche appenninica, andiamo avanti.
sfondone di Orsini del fatto che Ah, sì. le antiaeree iraniane possono colpire a 200, 300, 400 chilometri, non ha assolutamente senso, a parte che già dopo 25, 27 chilometri c'è la curvatura terrestre. Ecco. Allora, lui qui dice la questione, lo sfondone di Orsini che dice che le antiaeree iraniane possono colpire a tot chilometri, non ha senso, a parte che, e lo dà per certo, non è che dice in alcuni casi, in determinate circostanze, con particolari condizioni meteorologiche, no, dice a parte che dopo 25 c'è la curvatura terrestre, cioè non c'è un... Come dire, interpretiamolo, no? È così, non è un lapsus, se dice ha sbagliato a parlare, ha sbagliato il tempo, voleva dire attacchi dei droni e ha detto artiglieria. No, Sì. qui è una roba che lui dà per certa, sentiamola bene perché poi dice una parola che ci aiuterà dopo nel debunkare il debunking successivo. Esatto. Anche quella è il motivo per cui tu devi avere gli AWACS, cioè gli aerei di sorveglianza che praticamente illuminano verso il basso. Qui dice, tu, visto che di fatto sempre puntualmente non vedi un cazzo oltre 25, devi avere questi AWACS che ti aiutano, diciamo, ad estendere il raggio. No, Leo, questo è il te. Sì, È sì, quello che sì, sì. lui dice testualmente, non interpretabile. Ma poi E vi qui. chiedo, cioè, a chi in chat ascolta, quando fa riferimento ai 24-27 km, Sì, 25 di sé, sì. ecco, secondo voi, a voi in chat, cercate di farvi questa domanda, a che cosa potrà mai riferirsi? Cioè, stavamo parlando di antiaeree ucraine e la questione Iran di Lui lo Orsini, dice cioè. a proposito di antiaeree Quindi, ucraine iraniane, c'è uno sfondone di Orsini sulle Orsini. antiaeree iraniane che colpiscono fino a 300 km. Sì. E Ok? proviate a immaginarvi il contesto in cui stiamo parlando e a che cosa stiamo facendo riferimento. Esatto. Poi vi informeremo più avanti, ecco. Quindi tu riesci sempre a mantenere il bersaglio con gli AWACS o col sistema satellitare che ora stanno E poi c'è. sviluppando, ma Se con questo vai sistema indietro. satellitare che stanno sviluppando, risulta? Sarebbe bello sapere, Qual ecco, è? avere Perché io non l'ho informazioni. cercato, ho chiesto, non lo so qual è questo sistema satellitare che stanno sviluppando, magari anche qui potremmo avere una Da fonte. terra, Sarebbe Ecco, bello, cioè. sistema che stanno sviluppando. Scusami Leo, su questo dobbiamo essere religioso silenzio perché sentite bene questa parte, perché poi sentiamo la parte successiva, dopo quello che ha detto nella live di sabato con Bussi, per giustificare questa cosa dei 25 km. Tu riesci sempre a mantenere Sentite. il bersaglio con gli AWACS o col sistema satellitare che ora stanno sviluppando, ma da terra la capacità di radar è molto molto più corta di quella. Da terra, da, lo ripeto, da terra la capacità dei radar, quindi i radar da terra delle antiaeree ucraine, quello è il contesto, hanno una capacità molto molto più corta Quella nominale. di quella nominale, detta così, insomma, quella nominale non ha molto senso se poi non aggiungi il resto. Ma la cosa clamorosa è lui per giustificare questa roba dei 25 km, Leo lo vuoi dire? Perché l'ha detto nella live con il Sì, professor, con ha il dottor Bussi. provato all'inizio della live quella che doveva debancarci, cioè, poi dopo una cosa da dire, Se ma mi mandate la possiamo. clip, perché ce l'avevamo la clip, ora mi sono tra le 2000, me la sono Sì, persa, la voglio, me la puoi girare la clip dove lo dice, perché così sì. facciamo sentire quello che dice qua e quello che dice poi dopo, no? Me la puoi girare? Me l'hai Ok, girata? perfetto. Sì, c'è sul gruppino lì dove abbiamo messo le robe. Aspetta, che te la giro subito. No, perché voglio far vedere la clip dove lui dà una sua interpretazione, diciamo, molto fantasiosa su quello che avrebbe voluto dire, ma in realtà lui dice da terra i radar, poi il contesto. Stiamo parlando di guerra in Ucraina e delle antiaeree ucraine e iraniane. Lui, ve lo anticipo, ma lo sentiremo dalla sua voce, dice praticamente che si riferiva con quella distanza massima di visibilità dei radar alle navi della Seconda Guerra Mondiale. Sì, che non avevano radar e facevano tiro a vista, Alle cioè. navi della Seconda Guerra Mondiale che ti tiravano a vista. Ma cioè, è come dire, no, ma io mi riferivo agli opliti greci del 500 avanti Cristo, che in realtà potevano vedere massimo a, perché poi 26, 20, 25, 27 è quello che vedi a occhio nudo più o meno, non riesci a vedere a quella Sì, poi bisogna distanza a occhio capire nudo. che il pubblico non è un mentalista, bisogna spiegare quando salti dall'Ucraina ai radar Freedom dice che all'Iran le navi avevano i alla radar Seconda Guerra nella Mondiale. Seconda Guerra Mondiale. Sì, alcune navi avevano dei radar, però appunto non funzionavano come i radar dei SMPT, dei Patriot, eccetera. Cioè, stiamo parlando di due cose totalmente diverse. Il tiro,
Esatto. era fatto diversamente. Le armi di un tempo non erano dei missili È quasi terra-aria, 100 anni fa ormai, amici miei, sono se 80 anni. vogliamo ridere. Quindi non lo so, non lo so. Comunque, l'hai mandata? E la sto cercando perché Chiediamo non ho visto ai nostri, alle nostre fonti alle che non nostre fonti esistono. anonime. No, quelle che. Perché poi Mirko mi ha detto: beh, potrebbe anche non esistere questa fonte. Quindi Mirko mi stai dando del bugiardo, mi stai dicendo che io mi invento la presenza di fonti operative sul campo, di più fonti operative sul campo, stanziate anche più parti. Me lo sto inventando, è una cazzata, una fregnaccia che mi sono inventato. E tutto questo è frutto di sole due persone, me e Leo. E vai, Ci stai aspetta, sopravvalutando, c'ho però, il link. Ci fai un complimento non volendo. Te Sì, lo la mando laurea su ne parliamo. Telegram o su WhatsApp? Su WhatsApp, Mandami. vai, che per me è più Ok. comodo. Aspetta, allora devo solo fare un giretto di. Apro Telegram di qua, te lo sposto su WhatsApp. Adesso sentiamo la clip, quello che lui dice all'inizio. Perché dopo ne abbiamo anche una bella, perché lui a un certo punto ci dice che praticamente gli aerei volano bassi per sganciare queste FAB, ma abbiamo dimostrato appena prima che non volano I famosi bassi. aerei che volano bassi per le FAB e le ambasciate sulle isole, diciamo, quello come livello siamo lì. Eccola qua. Eccolo qua. Devi assolutamente usare Google Consent Mode. Ma che cos'è esattamente Consent Mode? E perché dovrebbe... Cosa? Ok, sentite. Tra l'altro Bussi di nuovo con nickname, ecco così almeno adesso lo possiamo collegare. Bussi, vai. In alcune È a dei commenti sono stato 0,46 definito come un esperto praticamente di il... telecomunicazione, un Ah, questa esperto. però è la live, scusami, questa è la clip dove Bussi dice che non è un esperto. No, è a 0, al minuto è 0,46 quella della clip della Seconda Guerra Mondiale. Lì è sbagliato. Intanto ci troviamo, qui è Bussi che dice questo. Di radar, non so nessuno dei due. Sono stato presentato, no, tu mi hai presentato come un esperto di radar, tu, perché l'unico che l'ha presentato è stato lui insieme alle parabimbe in chat che dicevano che era esperto di radar e telecomunicazione. La prima cosa è perché un esperto di telecomunicazione è un po' come un esperto di automotive. Le telecomunicazioni sono un campo vastissimo, spazia Giusto. anche solo dagli algoritmi di modulazione, dall'efficienza spettrale, fino agli stadi di protocolli, fino a... è talmente vasto che probabilmente nessuno, come può, non esiste un esperto. Giusto, ok, quindi l'ha detto, zero, hai detto 0,46? 0,46 che c'è. Che okay, bello, questa è una bellissima, eccola qua. Errata, quando io mi riferivo ai 25-27 km, facevo riferimento per esempio al fatto che le navi da battaglia nella Seconda Guerra 0,40, Mondiale lei pure 0,40. tu non la stai sentendo, giustamente, Sì. purtroppo, ma in Sì. realtà l'ha detto, tu poi parli da Ok. solo, giustamente, che non senti, l'ha detto in questo momento, l'ha detto in questo momento. Lo facciamo risentire, bellissimo, perché questa è una perla incredibile. Errata. Questa va montata in un'unica clip, lui che dice che da terra i radar non vedono e poi lui che dice che in realtà... Quando io mi riferivo ai 25-27 km, facevo riferimento per esempio al fatto che le navi da battaglia nella Seconda Guerra Mondiale, dopo quella distanza, dovevano tenere in considerazione la curvatura terrestre per il tiro, e se non sbaglio c'è un limite oltre, vado a memoria, 30-35 km. Perché Bussi non lo ferma? Cioè, io dico, perché Bussi dice, aspetta, Mico, stai di una marea di cagate, stai dicendo una marea di cazzate, vai a vedere le vacche al pascolo. Non dico che doveva dirgli questo, però perché non dice, Mico, aspetta, frena, perché in quella clip, a parte che sta qua, in quella clip tu parlavi di aerei dell'Ucraina, di radar dell'Ucraina, che c'entrano la Seconda Guerra? Cioè, ti facevo la provocazione prima, la battuta, allora a sto punto possiamo dire che ti riferivi agli Opliti greci Sì, che vedeva, certo. cioè sia sul punto direttore, il punto della sua analisi da Ivan Grieco, e ho capito che lei dice che lo fa perché da Grieco il pubblico di Grieco, diciamo, non è di livello eccelso e lì deve generalizzare perché il pubblico di Grieco non riesce a capirne, ma generalizzare è una cosa, dire cazzate è un'altra cosa, sono due cose, già Sì. generalizzare di base è sbagliato, ma comunque essere Esatto. generalisti, essere non troppo specifici. Non so come potrebbe aiutare un pubblico generalista, non lo so, cioè dire a un pubblico generalista che i radar oltre 25 km non vedono un cazzo, no, non so come potrebbe aiutarlo questo, cioè come potrebbe fare buona divulgazione. Sì. Quindi, e mi dispiace molto, concordo con alcuni suoi fan che ci stanno scrivendo nella chat che si dispiacciono che lui non abbia voluto confrontarsi con te. In realtà il confronto con te lo aspettavano soprattutto molte delle sue bimbe più accanite perché volevano che ti distruggesse, ti Sì. polverizzasse, invece Ma io intanto, nulla, cioè, nulla.
Anche se vogliono cercare di far passare la cosa come faida, cioè, a me non è che fa piacere fare queste cose, anzi mi diverto molto di più a stare nelle mie cricche a parlare delle mie robe, però per un dovere etico-morale mi sembrava doveroso far questo, ma l'ho invitato varie volte a confrontarsi pubblicamente, cioè se vuole venire anche lui, ha detto, lui ti ha detto e tu non gli hai mai scritto in privato, hai direttamente ordito questa trappola, questo complotto per distruggerlo, tu invece mi hai detto che non... No, io in realtà a differenza di quello ci sarà occasione di mostrarlo, perché i messaggi ci sono nel suo gruppo privato di Etti e Lavori. All'inizio, quando è uscita questa cosa, che mi sono reso conto di dover chiedere scusa pubblicamente alla mia community, a Paolino, ho chiesto un confronto lì su questo gruppo, potrà dire non è in chat privata, ma chi se ne frega, in quel gruppo discutevamo tutti i giorni, ci confrontavamo su idee, argomentazioni riguardo la guerra in Ucraina e storie eccetera, era un posto di riflessione. Ma io credo che lui, non volendosi confrontare con te oggi, abbia sia sconfitto da solo, io glielo ho detto, che era un comportamento assolutamente controproducente. Tra l'altro le scuse che lui mi ha fatto per me valgono ben poco, perché le ha fatte a me. Puglisi, quando litigammo e si scusò con me, lo fece pubblicamente anche, oltre che privatamente, non lo fece soltanto al telefono mio, anche perché ricordiamolo che le cose che lui ha diffuso, poi avrò un tema a parte su questo, non oggi ovviamente, parlano di collaboratori fregati, incazzati con me, che io avrei, ai quali avrei fatto firmare dei contratti, tra l'altro illegali, perché ci sono delle clausole che non posso, cioè per legge io non posso da direttore dire ah Leo, se tu scrivi per me ma ti becchi una querela, cazzi tuoi, cioè non esiste, siamo responsabili di solito, quindi io poi sul contratto ci posso scrivere pure che tu mi devi vendere un rene dopo 3 mesi, ma chiaramente quella clausola, se anche tu la vedi, non te ne accorgi, la firmi, non ha nessun valore legale, quindi anche qui c'è un po' di ignoranza di base bella corposa, giuridica, il tuo lavoro, diritto di base, insomma, che è abbastanza abissale. Beh, quelle cose sono gravi, Mirko, devi prendere le distanze pubblicamente con la stessa visibilità che hai dato alle fregnacce, non puoi dirlo a me privatamente che ti scusi, magari per cercare di smorzare la live, come vedi noi stiamo facendo una live tranquillissima, stando insomma sui punti. Ma poi sì, dimmi. Gervano, ti ho girato un altro link su WhatsApp, che è la live proprio originaria, quella di Van Grieco, cioè per star sul punto e spiegare che cosa c'è, secondo me è interessante vedere le persone e vedere che cosa dice lui, cioè, perché c'è un pezzo che secondo me è saliente, quello che dicevo prima. E quale dice... però? Devi dire questo qui te l'ho mandato su WhatsApp. Ok, eccolo qua, ce l'ho. Aspetta che ti metto i sottotitoli così almeno leggi. Perfetto. Vai. Il motivo per cui i russi stanno avendo molto successo con queste, questi sganci di bombe, sganci con il kit gliding, no? Le FAB, essenzialmente perché volano bassi. Kit gliding, le FAB stanno avendo successo perché volano bassi. Perché volano bassi. E quello è il punto. Perché, come abbiamo visto all'inizio, non volano bassi. Abbiamo visto le foto degli stessi russi che le sganciano. Non volano bassi. Il primo punto, e dicendo che volano bassi riesce ad attaccarsi a tutta questa storia per cui volando bassi c'è il clutter, c'è il fenomeno, non si vedono, c'è il cluttering, esatto, e non si vedono. Eccole qui le bombe che volano basse, lo mettiamo qui insieme alle, lo facciamo vedere insieme alle bombe che volano bassi. Sentiamo i dati che vengono sempre rilasciati, sono nella migliore condizione possibile, cioè letteralmente il bersaglio che sta volando ad alta quota. Vabbè, qui parla poi da altro, insomma, sul dritto. Però a noi interessava la microclip dove lui dice i russi stanno avendo successo perché stanno usando queste bombe col kit gliding, che sarebbero le bombe FAB plananti, volando bassi. Esatto, e poi ti farei andare un pelo più avanti dove dice una cosa che parla dei 60-80 km, dice che non c'è soluzione a questo, vuol dire che sì, no sì, way, vero, sì, è quindi, così, non puoi far nulla per contrastare questo sistema, praticamente sei inerme. Esatto, sei inerme, però ci abbiamo la prova della 50, dell'abbattimento della 50, che non è avvenuta a 60-80 km ma ben oltre. Quindi c'è un problema, Houston, perché se è matematica che non c'è soluzione a questo... Le parole sono importanti. Come spieghiamo il fenomeno? Ragazzi, le parole sono importanti. Cioè lui dice, sì, me lo ricordo bene perché l'ho sentito mille volte, quel discorso dice non c'è soluzione a questo, cioè al fatto che non riesce a vederli praticamente, quindi non riesce a evitare i bombardamenti, giusto? Esatto. E per lui delle soluzioni fantasiose le abbiamo viste nella nota. Tra l'altro se scrivete, se date il comando inchiesta, punto esclamativo inchiesta su Twitch, vi trovate il link, viene dato in automatico il link alla nostra inchiesta. Noi lo dicevamo,
dicevamo, è che lui sostituì che cosa suggeriva, ti ricordi cosa suggeriva? Lui suggeriva, allora, un po' citava la Luftwaffe, il Sì. fatto degli aerei che venivano fatti partire da sotto i cavalcavia dei ponti, Sì, non sotto i semplicemente ponti. nascosti sotto i ponti in altri periodi, in altri momenti, no, proprio fatti partire da sotto i cavalcavia, cioè tu immagini proprio quest'aereo, tra l'altro della seconda guerra mondiale, che parte da sotto il cavalcavia. Non si capisce per quale motivo poi parte da sotto il cavalcavia, anche perché devi trovare un bel ponte grosso, Sì, e importante. la cosa simpatica è che noi nell'articolo, per appunto tendergli una mano, abbiamo postato correttamente, quindi c'è il link, potete capire, cioè non come estrapolando un'immagine che non si capisce da dove, una foto di aerei sotto il ponte sul Reno dei BF-109, ora vado a memoria, della Seconda Guerra Mondiale a maggio 1940. Parabellum nel video dice nelle ultime fasi della guerra. Maggio 1940 a me non sembra l'ultima fase della guerra, se per così capire. Quindi, se lui vuole dirci che logicamente, perché questo è il suo punto, se logicamente c'erano nel 40, di conseguenza ci sono nel 45, questo è un ragionamento che, come direbbe Bertrand Russell, è un ragionamento da tacchino induttivista che non dimostra niente. Aspetta, aspetta, ce l'ho uno per te. Algobardo, che mi sta perseguitando da giorni pubblicando sempre le solite fregnacce. Mo lo sfregnaccio, il termine sfregnacciare. Ora lo sfregnaccio, invece di usare sempre sto debunking, lo sfregnacciamo insieme in live, ragazzi, senza insulti, così nessuno piagne e frigna, ok? Lo sfregnacciamo in live. Allora, Aldobardo, attenzione, Algobardo, attenzione, con spregio del ridicolo e dignità sottocoperta. Ci dice, ci vuole correggere su quello che lui intendeva dire ancora con sta cacchio di curvatura, per giustificare la colossale sciocchezza, sciocchezzuola, delle navi da battaglia. Lui dice, attenzione, te lo leggo, te lo voglio leggere Sì, perché è interessante. leggi La pure. frase sulla curvatura era, guardate come ci corre, io me lo mangio con la bacchettina in mano, no? Andavo a memoria più o meno di quando la curvatura terrestre comincia a incidere su qualcosa che vola estremamente basso. Non sono un tecnico di radar. Scambi di artiglieria navale nella. Cosa vuol Sì. che. No, a parte che è scritto male. Ma Ah, nella guerra. appunto. Quando è che davano. Ok, sì, Algobardo. Potrebbe anche essere giusto. Leo, correggimi, no? Il Sì. tema è che potrebbe. È l'attacchino, come hai detto tu. Potrebbe anche essere giusta questa. Noi non stiamo contestando che sia sbagliata la frase sulle navi da guerra. Ti sei Sì, perso una ma parte. cosa c'entra con i Cosa radar? c'entra con le antiaeree ucraine e i radar di terra? Cosa c'entra? Algobardo, se riesci a collegare, cioè, ti faccio un ragionamento semplice che lo capiscano tutti. Le navi da battaglia della Seconda Guerra Mondiale lanciavano missili terra-aria contro aerei che volavano a 8.000 piedi d'altezza o anche a 200 piedi? Ma non ce ne frega Avevano niente del sistemi transcript, radar ma come i questo non sta con gli TPT, Algobardo, non ci arriva, ok? perdonami, non Cioè, ci arriva proprio lui, cioè sta avendo proprio problemi a sì, arrivarci. no, ma Non stiamo ti ho spiegato contestando la semplice. veridicità della frase sulle navi. Non stiamo contestando questo. Stiamo contestando il fatto che Campochiari, per andare incontro a Algobardo, ci facciamo capire anche lui, facciamo un esempio semplice, magari mo riesco a fare un disegnino. Lui per correggere, deve dire scusate, mi sono sbagliato totalmente, mi sono totalmente confuso, mi sono totalmente confuso, ho detto una cazzata in quella cosa e ho confuso le idee anche al pubblico, perché io stavo parlando dei radar di terra, ma in realtà il mio cervello era collegato alle navi della Seconda Guerra Mondiale, ma scusate, ho Sì. fatto una confusione clamorosa di due cose che non c'entrano niente. Vabbè, Ah, così ti doveva poteva spiegare. dire, così doveva dire, così Perché che ti. chi ascolta la live di Grieco, cioè, non si immagina, non riesce a capire che c'è salto Assurdo. Iran-Ucraina, Seconda Guerra Mondiale, Ucraina. Cioè, stiamo parlando di Ucraina. Se salti da quel contesto, devi dirlo, se no il pubblico non riesce a seguirti, se è così la cosa vera. Cioè, Tanto quello è il già è un problema. tema tecnico, esatto, già è un tema comunque tecnico, tema abbastanza tecnico. Se poi tu non sei preciso al millimetro, Sì. non. C'era questo qua che volevo far vedere. Ti metto sempre, vediamo se l'ho fatto. Questo qua. Facevano i tedeschi che facevano operare la Luftwaffe. Questa è la Luftwaffe al volo. Vi ricordate il fatto degli aerei? Sentite cosa dice. Nella seconda guerra mondiale, negli ultimi anni, sotto i cavalcavia dei ponti, ovunque si poteva. Facevano operare gli aerei sotto i cavalcavia dei ponti, ovunque si Vanno potevano nascondere. nascondere. Ora, nascondere un aereo da caccia, non puoi nasconderlo sotto un ponticciolo, niente si vede, devi E nasconderlo, certo. no, sotto un ponte
grande, abbastanza importante. Ora, esatto. Non so quanti ponti nella Germania rasa al suolo fossero rimasti in piedi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non lo so. Nell'ultima parte. Molto spesso c'è da dire questo, che la Seconda Guerra Mondiale, che cosa facevano i tedeschi? Nascondevano gli aerei, solitamente nelle foreste adiacenti alle autobahn, perché sotto la foresta... Alle autostrade, coprire... che potevano usare come piste. Certo. L'autostrada la usi come pista e poi decolli, ma nelle ultime fasi della guerra la Luftwaffe era una roba decrepita, cioè non è che rimanesse così tanto, e di ponti sotto i quali far decollare aerei ha voglia trovarne ancora di ponti interi, e appunto senza rischiarti. Ah, questa è una bella chicca che riguarda in realtà il suo rifiuto di confronto con te di oggi. Sì. Questa, già hai capito, no? Il tuo rifiuto, mi dispiace Mirko, ma questa la devo far vedere, perché in realtà è, secondo me, è veramente sintomatica del double standard, no? Di questa sorta di doppia morale quando riguarda gli altri e quando riguarda te. Sentiamo. Cioè, magari sono bravo a mantenere una certa freddezza quando dibatto, ma poi me ne sbatto dei commenti. Io ricevo un non fumare ogni giorno, frega nulla, non mi piace. Non beva, non fumi, non si tagli i capelli. Faccio... No, fratto, io bevo poco, quindi io sentiamo, dico sempre, sentiamo, ma te bevi? Sì, mi rispondo, sì, ecco, se ci controbilanciamo. No, ti dico la mia esperienza ora che ho fatto un giro di conferenze per il libro. Ne avessi avuto uno che mi fosse venuto in faccia, ecco, a dirmi uno. Non sono d'accordo con quello che... Il libro adesso, vediamo, prima il libro e poi la laurea. Lui dà il là per il libro, vediamo una cosa, a mio avviso, abbastanza grave che abbiamo scoperto sul libro. Uno solo, anzi, è uscito fuori nella conferenza con Locatelli, quella per il supporto all'Ucraina. Fra l'altro vedi anche i commenti della gente che dice: ah, non dovresti fare queste cose, ma perché, scusa, prima senti quello che ho da dire e poi giudica, no? Non è l'ambiente che fa, o la scrittina dietro, no? Che fa l'analisi. E... mi sospendi Algobardo per 3 minuti, già, ma per favore, perché non stai insultando, però è veramente sfiancante e devia la chat. Penso che questo sia in malafede. E questa cosa l'ho notata molto. Senti, perché ovviamente su internet ci sono gli eroi da tastiera. Su internet ci sono gli eroi da tastiera, tipo Leo, tipo me. Però poi guardate cosa succede. Poi quando devono venire vis-à-vis, non si vede nessuno. Amico mio, ma ti stiamo dicendo che Leo è ben non rancoroso. Lui ci tiene a dire, no Leo, non voglio dire, io non è che l'ho fatto perché sono, ma non è, ma cioè, dire io una cosa? Una vita, cioè, ma è molto offensivo nei tuoi confronti, Leo, è molto offensivo nei tuoi confronti dire che tu stai facendo questo perché lui t'ha tolto dagli amministratori, cioè significa trattarti da bambino. No, che tra l'altro dagli amministratori me ne sono andato io, giusto per la cronaca. Ah, ecco, anche idem Giamma, se n'è andato lui dagli amministratori, non siete stati cacciati, ma comunque no. Se anche lui t'avesse trombato, io ce l'ho uno che mi ha perseguitato per qualche mese in maniera ovviamente soft, di un ex amministratore di Fuffi, che se l'è molto presa perché l'ho rimosso, che non era in grado secondo me di fare il lavoro che faceva. Si vedeva che diceva il contrario di quello che dicevo io, perché lo avevo segato. Ma il tema tuo, dici, è umiliante aver ridotto tutto il lavoro nostro di debunking, che ci ha richiesto un mese di lavoro, visto che diverse delle nostre fonti sono anche oltreoceano, chiamate la notte, a mezzanotte, all'una, siamo stati anche fino all'1:30 in videoconferenza su Telegram, come tu potrai confermare. Sì, beh, sì, certo. Gli dirò ridotto, va bene, a bagatella, perché questo è dispettito con me, ma allora vieni, confrontati. Sì, a questo poi punto... io dico una cosa, cioè, secondo me è umiliante, cioè, per me non è nemmeno tanto umiliante, nel senso che tendo a dare il peso delle parole in base a chi mi dice. Se il comportamento è questo, come l'altra volta abbiamo ricevuto tanti haters eccetera, io non è che me la prendo, cioè, me lo dicesse un mio professore d'università, un mio caro amico che so certamente è una persona con cui nutro stima, ok, me la prendo, ma in questo caso non c'ho nulla di personale. Ma anche se fosse, mettiamo per assurdo, ecco, ipotizziamo il fatto che io sia rancoroso per qualche motivo strano e voglia vederlo crollare, ma soprattutto sono stato io, sei stato tu Germano, sono stati gli altri ad obbligarlo a dire certe cose sulla guerra in Ucraina, cioè io non credo. Bravo, cioè, esatto, non l'abbiamo mica sforzato, l'abbiamo indotto noi a prendere sti sfondoni, a non saper chiedere scusa, a essere parafonzi invece di parabellum,
a incazzarsi così tanto per un paio di fotomontaggi. Cioè, io capisco che io l'ho capito, dice no, perché i toni li hai alzati prima tu, con quell'articolo che era molto degradante, era umiliante. Articolo che insomma aveva delle parti canzonatorie, ma perché tu ti prendi molto, probabilmente troppo sul serio, e quindi la voglia di, come dire, demitizzare un po' il personaggio ci stava, ci poteva stare. Comunque, io capisco, e vi dico un'altra roba, forse qualcuno l'avrà notato perché su Telegram la cache non è stata ancora aggiornata, nella prima copertina c'era la sua immagine con un cappello in testa per il cappello, tipico cappello della laurea, ok? Lui gli rimacchiava, dai, vedi qui anche questa copertina è denigrante nei miei confronti perché mi metti in ridicolo col cappello. Vabbè, Mirko, lo tolgo. A me, se uno mi fa un fotomontaggio con me, visto che mi chiamano Batman, sul corpo di Batman per ridicolizzarmi, non è che mi metta a piangere. Cioè, andiamo Ah sì, ma pure io ma l'altra vediamo volta tu ti hai mandato. nel merito che cosa hai detto. Non è che stiamo attaccando il Papa, si fa satira pure sul Papa, peraltro. Quindi voglio dire, non possiamo fare satira su Mirko Capocchiari, perché? Comunque, tornando al nostro punto, è quello che mi corregge i congiuntivi senza conoscere i tempi verbali. Si può dire anche così, amico mio. Mi pare quell'altro che diceva, peraltro si scrive attaccato e poi si scrive staccato. Si può dire anche come abbiamo detto noi. Stai tranquillo, amico mio, stai tranquillo. Andiamo avanti. Quindi quando vedi poi un'altra addirittura mi correggeva gli errori di typo. Un altro mi ha detto che noi non eravamo credibili perché quando io condivido le schermate dei browser, devo a ogni volta allargare o abbassare la finestra e layout, e queste cose da Parabellum non succedono. Sì, cioè, Non succedono, noi stiamo parlando di sostanza, loro parlano di e i forma. problemi Cioè. di audio non ci sono. Ragazzi, i problemi di audio non ci sono. Va bene, però resta gli aerei che partono sotto i ponti delle cavalcavie, e restano i radar che a 25 km non Sì, ma vedono. poi appunto se volessero debancarci, cioè, su quella cosa degli aerei, bene, cioè, io non ti sto chiedendo degli svizzeri, degli jugoslavi nella guerra fredda, cioè. Il punto sono gli aerei nelle ultime fasi della guerra sotto i ponti. Non ci vuoi debancare? Facci vedere che era una pratica sistematica portando immagini, però datate in quel momento, cioè delle prove, e poi boom, cioè, se abbiamo sbagliato, Ma poi l'altra sbagliamo, volta chiediamo tu ti sei scusa. presentato ovviamente goliardicamente vestito da militare col cappello. Che hanno fatto in tanti? Si sono attaccati a come eri vestito. E noi l'abbiamo fatto, quella era Sì, un'esca pescatore per era pescatore pesce. gruppi acefale, perché tu ti aggrappi a quello, tu potevi pure venire vestito da donna. Sì. Contava quello che tu stavi dicendo in quel momento. Quindi vedete, e per farvi capire voi come siete distratti dalla fuffa, dal fumo e non dalla Esatto, perché concretezza. Quello è. i pesci Aspetta. hanno boccato al pescatore, dai. Non sono mai andato a pesca, ma forse c'è un futuro. Come pescatore. Sì, aspetta, c'era in realtà. Adesso arriviamo alla parte bella del libro. Anche qui. Io lo potrei confermare, Leo, faccio Sì. sempre l'avvocato del diavolo, cioè quando mi si presentano delle prove, ah, abbiamo questa prova schiacciante. Ok, ragazzi, vediamo, analizziamo se è veramente una prova schiacciante, ma non solo. Per esempio, io ho scartato l'elemento dei Turtle Tank, no? Abbiamo Sì. scartato insieme, abbiamo detto, beh, questa è una sciocchezza. Più altri errori refusi nel libro che ci sono stati fatti notare, le munizioni, il calcolo sbagliato. Sì, vabbè, su 500 pagine già sappiamo che anche comprensibilmente uno può dire, vabbè, qualche errore c'è, ci sta anche i manuali importanti, figuriamoci in questo. Però, in realtà, noi che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto, andiamo a vedere, una roba che, insomma, non è proprio una bella figura. Allora, io ho comprato il libro. Voglio rassicurare tutti che ho comprato il libro, quindi qui non stiamo vedendo la semplice copia, un PDF che magari poteva sapere essere non definito. Questo è il libro che ho comprato la settimana scorsa, quindi disponibile. E che cosa abbiamo trovato di strano in questo libro? Che qui vedete? Ecco, lo vedete? Allora, qui a destra c'è questo grafico, questo disegno, dove ci sono i punti, diciamo, i danni da esplosione nelle varie parti del corpo. È uno schema molto specifico, che parla di... perché non lo fa vedere? Ah, già, perché questa è pagina singola, scusatemi. Ecco qua. Nella Abbreviated Injury Scale.
il corpo è diviso in 6 regioni. Ora, leggendo tutta questa parte, prima, dopo, insomma, tutta la parte sull'abbreviated injury scale, noi che cosa pensiamo? Pensiamo che, no, tutto questo lavoro di catalogazione dei danni da esplosione, lo schema, il disegno, è stato fatto dal signor Campochiari, dal generale Capidio, insomma, da qualcuno che loro magari hanno, no, pagato per effettuare questo tipo di studi, analisi, di ricerca, o comunque almeno per scrivere, per prendere questo grafico. Peccato, peccato che sta roba noi la troviamo para para qua. E vi abbiamo preso la fonte non primaria, non a caso. Perché? Perché questa è una fonte che riprende questo studio con le terminologie specifiche dello studio, e guardate qui il grafico che avevamo trovato prima. E lo riprende come si dovrebbe riprendere ogni fonte, cioè citando il titolo dello studio, Injury Scoring Systems for Blast Injuries, a narrative review, e inserendo il nome degli autori, la Sì, della rivista in cui è stato rivista dove lo pubblicato. hanno pubblicato, c'è tutto. Quindi tu, se vuoi sapere questo studio, per non dare impressione che questo studio sia stato fatto dal British Journal of Anesthesia, c'hai tutti i riferimenti, ok? Invece qui in questo caso non c'è minima traccia, manco lontana, casuale, della fonte. Zero, non c'è da nessuna parte, non l'ha citata, ragazzi, di che stiamo a parlare? Allora, prendiamo per esempio il titolo, Injury Scoring, ok? E andiamo a metterlo qui, perché è la base, il titolo della... Lo vedete? Ok, io l'ho messo qua, ho fatto copia e incolla, vedete? Zero risultati, come potete notare, zero risultati. Allora, va bene, magari avranno citato, che ne so, gli autori, uno degli autori. Facciamo Anthony Bull, Anthony M. Bull, vediamo. Ho voluto ampliare, ma in realtà la fonte tu la devi vedere chiara qua, non è che te la devi andare a cercare nel libro nascosta, cioè ci dovrebbe essere qui vicino alla vicino al grafico, dire che il grafico è stato preso da... Ora, Sì, devi questo mettere una. è esatto. Solitamente si mette una didascalia con figura, numero, tratta da. Dal libro di questa ricerca con questa referenza. L'altra cosa strana, quindi nulla che abbiamo notato, può essere semplicemente una dimenticanza, era ecco qua, un link. Lo vedete questo hyperlink? Ora, voi dovete sapere che quando copia e incollate un testo da Wikipedia, in automatico Wikipedia vi mette l'hyperlink del testo. Qui c'era, diciamo, tutta una digressione filosofica su che cosa sono le guerre, che cos'è la guerra. Vedete, cliccando su questo hyperlink, che avevano dimenticato di togliere perché non ha molto senso, perché clicchi qui e vai sulla pagina guerra di Wikipedia. Ora, questa non è, questa è una dimenticanza, le male lingue diranno che hanno copiato delle cose da Wikipedia. Io dico di no, nel senso che non è che basta dirlo, dovresti dimostrare che hanno copiato. E qui abbiamo contato, non ci sono queste parti nel libro così come sono state scritte, non ci sono, semplicemente un hyperlink, ripeto, un po' strano perché link è una parola conflitto, non ha molto senso, cioè io clicco qui e vado sulla parola guerra, non ha senso mettermi questo hyperlink. Quindi magari si potrebbe fare una ricerca più accurata per vedere se c'è qualche hyperlink da chi ha già il libro, a chi l'ha scaricato già in formato Kindle come me. Da chi ha già... È chiaro che la cosa, diciamo, più grave è che hai ripreso intere parti, definizioni, sigle, numeri, riferimenti di una ricerca importante, citata anche da diverse, no, testate scientifiche, e non hai dato alcun riferimento a come gli autori. È chiaro che gli autori di questa, nel momento in cui gli viene segnalato agli autori di questa ricerca che sono stati inseriti in questo libro, non ci fa una bella figura Campochiari, non ci fa una bella figura l'editore, non ci fa una bella figura neanche il generale Capitini. L'altra volta un fanboy acefalo, ma veramente questo proprio messo malissimo, dice: ah, quindi attenzione, perché se criticate il libro, criticate anche il generale Capitini. E non ho capito che quindi che dobbiamo fare. Cioè, torno a dire, è colpa nostra se si sono dimenticati di Esatto. mettere riferimenti biografici. No, non è colpa nostra. È un'effettiva mancanza, devo dire, per la quale sono sicuro che Campochiari su questo si scuserà e rimedierà. Quindi, almeno per le versioni, e se dovessero esserci ristampe o nuove versioni su Kindle, almeno in questo senso provvederà a dare merito agli autori e a non far sembrare che questa roba sia farina del loro sacco. Sì, Che
Che dicevo? Su WhatsApp ti ho girato un video che secondo me è importante, dove Parabellum spiega, facendo una critica, ora non ricordo più a quale youtuber o scrittore, come si citano le fonti nei libri. E questo secondo me è molto interessante Bella, per far sì, questa è vedere. bella, questa è bella. Vediamo, aspetta, però me lo devo un Ma lui in attimo. questi articoli cita le fonti. Allora, aspetta un attimo, che questa è bella, chicca. Questa non ce l'abbiamo però online, giusto? No, è un video scaricato, una clip. Ok, allora me la salvo un attimo. Sì. Ragazzi, un secondo che arriva subito, eh. Eccolo qua, arriva subito. Adesso la metto e l'ascoltiamo. Tu penso, come al solito, non potrai sentirla. Sì, ma intanto è corta. Brancastanga mi ricordo, è importante che si senta poi. Aspetta, aspetta, ecco qua. Adesso la carico, fai multimediale. Questo sì, me lo ricordo, l'ho visto. Ok, pronti? Via. Ma lui in questi articoli cita le fonti. Sì, non mette, allora, non mette il numerino, non mette la... Ma lui in questi. Non si sente l'audio. Ah, sì, aspettate, aspettate, aspettate. Perché come al solito, sempre devo fare mano io, altrimenti io non sento. Eccolo qua, monitoraggio, monitoraggio output. Ok. Ma Ma lui lui in in questi questi articoli articoli cita cita le le fonti. fonti. Sì, Sentite, sentite. non mette, allora, non mette il numerino, non mette la cosa, la Non mette il nota. capitolo e la nota, Aia. mette Cioè mette solo il soltanto, libro? sì, Mette autore autore e del libro. libro. No, Già è vabbè, sbagliato. già è sbagliato. Dal punto di vista metodologico è sbagliato. Se non Sbagliatissimo. mi metti la pace, è come se io citassi, che so, la guerra in Etiopia e metto italiani brava gente di Del Boca. Sì, bravo. Qualcuno ha fatto una cosa del genere? Dove? Sì, qualcuno ha fatto qualcosa del genere, infatti non l'ho invitato. Che ci vuoi fare? Però sì, cioè, dal punto di vista metodologico è completamente errato. Addirittura dovresti mettere anche l'edizione, No, allora, bravo Mirko, allora, cerchiamo di fare un po' di servizio pubblico anche qui a capire come si cita una Si fonte accomodi. bibliografica. Come si cita una Ecco. fonte? L'anno, allora, a sua, l'anno l'ha messo. L'anno del libro è stato... Ok, questo l'abbiamo finito poi. Tu vabbè, non l'hai sentito, ma la conosci a memoria questa clip. Lui dice, tra Sì, l'altro me la dice anche io ricordo non l'ho vagamente. invitato perché non è che non ha messo la fonte, ha sbagliato a mettere la fonte, ha messo solo il libro, non si è curato di mettere le pagine. Qui non c'è niente, non c'è la pagina dove Sì, l'hanno non c'è preso, nemmeno non c'è il nome zero, del non c'è manco un accenno paper. lontano. Quindi attenzione, di norma non dovrebbero più invitare Mirko Campochiari a questo punto. O come sempre c'è il doppio standard, cioè Campochiari può fare sfondoni su sfondoni, ma lui è uno che parla tanto, fa tante live e dobbiamo giudicare il complesso. Però pure su questo complesso poi possono iniziare a venire dei legittimi dubbi. Attenzione, non che Mirko Campochiari non sappia nulla di nulla, che non sia competente in nulla, che non sappia niente della guerra in Ucraina, nulla delle strategie militari. Non stiamo dicendo questo, non possiamo dire questo. Però vi assicuro che abbiamo tonnellate di materiale, non è manco finito, questa è ancora solo una parte. Abbiamo tonnellate Sì, anche di materiale. sul libro le nostre fonti hanno individuato altri punti salienti. Dice no, non credo che darà la colpa a Capitini di questa cosa. Tra l'altro, vedi anche qui piccolo fact-checking, no? È importante. Notavo, vedevo, insomma, che Capitini in realtà non è stato generale in carriera. Cioè, non so se penso pochissimi lo sappiano, questa anche roba di fondo. Che cioè, la prassi è che quando tu vai in pensione e sei di un grado, ti regalano il grado successivo. Che te lo danno, quindi tu semplicemente vai in pensione e al pensionamento sei, no? Che sotto tenente colonnello diventi generale, Colonnello. colonnello, No, se perdonami, sei tenente colonnello diventi diventi colonnello e poi colonnello. così a salire, capitano, maggiore, comandante, Sali di un sali di un grado. grado. Quindi è chiaro che Sì. se Cioè, sei sottufficiale, se sei sergente, non puoi diventare generale. ripetiamo che è generale, nel senso che Sì, appunto hai il cioè lui grado di formalmente ce generale. l'ha, cioè lui Sì, non sì. possiamo dire che non abbia il grado di generale. Però ti parlo da profano, è importante specificare anche questo. Sì, nelle forze armate solitamente funziona così. Anzi, lui magari non è diventato generale, qui pure no? Ci sono quelli che criticano i generali, tipo adesso il generale, uno dei generali più famosi d'Italia chi è? Inutile, no, inizia con la V, no? E lui è diventato generale perché gli appoggi politici, le cose e via dicendo.
Capitini, diciamo, è diventato generale dopo un periodo è stato nominato generale dopo un periodo di aspettativa. E secondo me è importante anche dire questo, non per sminuirlo, ma Sì, per poi dire che. bisogna specificare che ci sono vari, cioè tante cariche si chiamano generali, ma ci sono diversi generali. C'è il generale di brigata, il generale di divisione, di corpo d'armata e così via. Eh sì, però, no, ma non, è per essere sempre precisi, no? Per dire, perché lui si può assolutamente, lui ha il diritto di Certo, chiamarsi è generale perché lui generale. è un generale, cioè, Sì, è un però visto che, generale. perché diciamo questo appunto? Perché spesso quando si vuole attaccare la persona e non la tesi, si dice sì, ma Leo non è laureato, è laureato in agraria, germano, non è un militare pulidecorato. Allora dobbiamo essere precisi su tutto però, nel senso che dobbiamo dire che allora Capitini non ha lavorato come generale, non ha esperienza sul campo come generale, se vogliamo essere precisi, no? Sì. Formalissimi e rigidi. Dopodiché lui si può legittimamente chiamare generale Capitini, non è che se lo sta inventando, però diciamo è una cosa che normalmente viene fatta quando si va in pensione, cioè questo regalo, questo scatto di anzianità in più, che, oppure anche in alcuni casi. Ci raccontavano quando muori in guerra per atti Ah particolari, sì, no? cioè puoi avere il titolo onorifico Titolo quando onorifico, tu muori. eri, che so, ecco, Esatto. tenente O colonnello. se vieni ferito in guerra, eccetera, e non sei più Esatto. abile al combattimento, Dice il ti puoi vescovo va in prendere. pensione e diventa papa, no? In realtà lì non funziona così per i No, prelati. nella curia non penso, cioè, poi E non ne poi capisco Giuseppe, niente. qualcuno ridendo, diceva, ma se un generale di corpo d'armata va in pensione, che cosa fa? Visto che è già E arrivato al rimane corpo massimo. d'armata, perché in Rimane. Però Italia. ecco, lui può dire: io sono stato 10 anni generale di corpo d'armata e sono andato in pensione dopo aver fatto 10 anni da generale. Sì. Questo è il tema, ok? Quindi è importante essere precisi proprio perché, come il buon Campochiari, noi ci teniamo, no? Essere precisi. Poi tema laurea. Già, ma poi ci occupiamo di Metal Mike e di altri temi che vuoi suggerire tu, se vuoi, no? Allora, questione laurea. Io ho contattato il professor Puglisi. Perché Campochiari ha detto anche a me ieri, mi ha raccontato la sua storia, devo dire, sono apprezzato che lui mi abbia riferito queste cose che sono del tutto personali, ma sa che io sono riservatissimo, ci mancherebbe su questo, non le divulgherei per nessun motivo al mondo, anche se tornasse a diffamarmi peggio di prima, insomma, non andrei a divulgare queste cose, perché appunto a differenza di quello che si dice, qui non agiamo per ritorsione, per vendetta, per faide, ma per amore della verità. Io ho fatto una domanda molto secca a Leo, lo dico anche alla chat, al professor Puglisi. Ho detto: Riccardo, senti, ma ho letto e capito che ti avrebbe mandato dei documenti che diciamo dovrebbero fugare ogni dubbio sulla reale esistenza della sua laurea. Tra l'altro, se lui dice che tu sei laureato in agraria e quindi non potresti parlare, allora ci interessa, perché se tutti quelli che non sono laureati in certi devono stare zitti. E allora devi essere coerente con quello che dici, quindi tu devi essere laureato, non basta che sei laureato in lettere e filosofie, storie e linguaggi e religioni e misticismi orientali, dovresti avere una laurea, se non c'è manco la laurea, figurati, perché è ancora peggio. E Riccardo mi ha detto: guarda, la documentazione è assolutamente in linea, è coerente, perché io non gliel'ho neanche chiesta, perché quella riserva non gliel'ho neanche chiesta, ma non mi interessa, perché era una cosa che diciamo che si sa anche noi, dominio pubblico, lui ha cambiato nome, ha cambiato cognome, via dicendo. E io gli ho chiesto: senti, ma quindi tu sei sicuro? Cioè, puoi dirmi, te la senti di dare garanzia al 100% che questa laurea esiste? Ieri ho parlato anche io con lui della laurea, gli ho detto: ma quindi una prova? Cioè, no, perché sai, ho cambiato nome e non voglio far sapere. Ok, va bene, una foto della tesi, della discussione, della laurea col cognome cancellato, no? Dove ci spieghi la tesi in cosa l'hai fatta. Questi l'ho fatta in questa. Se vuoi, e non l'ha avuta nessuno, non l'ha avuta neanche Riccardo Puglisi. Quindi, diciamo, per chiudere il tema laurea, che è anche quello che ripeto io, sul quale sai siamo stati meno, ci dobbiamo fidare. Domani mi potrei dire anche io laureato in economia aziendale e vi dovreste fidare. Se mi chiedete perché, cioè, facci Ma vedere la laurea. secondo me c'è una cosa da dire sui titoli, cioè, ipotesi, io vi dico sono laureato scienze agrarie, ad esempio, cosa che non sono ancora, ecco, mettiamo in chiaro le cose. Io vi Sì. dicessi questo, assumendo per ipotesi che io abbia completato il ciclo di studi, o vi dica che io sono agronomo addirittura, e lì in più c'è un albo. Sì, È una esatto. cosa che quando nasciamo, cioè io non sono nato laureato, no? Studi, e come anche il diploma dei superiori, ce l'hai come una patente.
E quindi, dato che non è una cosa associata alla persona, cioè devi, dal momento che, se io vi dicessi: ah, buongiorno, piacere, sono Leo, io sono agronomo, e voi potreste chiedermi: Leo, per favore, ci fai vedere, adesso non so come funziona, ci sarà un albo, certificazione, che è il mio, sì, esatto, e poi la foto della tesi magistrale, perché appunto per essere iscritto all'albo bisogna avere la laurea magistrale, e poi una la fa vedere, perché appunto mi sto qualificando come agronomo, quindi è mio compito etico. Poi vabbè, da noi c'è l'albo anche professionale. No, in realtà non ridere, Beth, perché scusa, c'è uno che rideva, ha cambiato nome e rideva. No, no, è vero, lui ha cambiato cognome e ha fornito le prove di questo a Puglisi, e Puglisi mi ha confermato, scusami se ti ho interrotto, Leo, che lui effettivamente ha cambiato cognome. Questa cosa ci credo anche io, devo dire. Ma appunto, se io mi qualificassi in veste di, non so, ma anche laureato in scienze strategiche, ad esempio, voi sareste legittimati a chiedere: Leo, ma per favore, ci fai vedere il tuo titolo? E io, per onestà intellettuale, dovrei farvi vedere il fatto che sono laureato, altrimenti, come ho fatto da sempre, perché non sono laureato in scienze strategiche, ho detto: ragazzi, io vi parlo da appassionato, da quello che ho studiato, così colà, se c'è gente più in gamba di me, me lo viene a dire, mi aiuta, sono contentissimo, partecipa, eccetera, ma io rimango tale, cioè. Certo, c'è un appassionato, come ha detto anche il dottor Bussi, che è qualificato, c'ha una laurea, sì, però ha detto: io non è che mi voglio spacciare per quello che non sono, no? Per esperto. Ma appunto non c'è niente di male a passare per appassionati, perché quello che conta alla fine cos'è? Il merito dell'argomentazione, che cosa dici, e quello che dici cambia poco se lo dice un laureato o meno, cioè. No, allora Gobardo dice: se ha cambiato nome è normale che voglia arrivare il titolo della tesi, perché... No, in realtà non puoi assolutamente. Tu pensa che non puoi manco avere accesso normalmente di solito ai nomi dei laureati per privacy. Figurati se puoi andare tu, un estraneo, andare in università e dire: mi fa vedere la laurea, il titolo di Mirko, che so, Rossi, primo cognome. No, non basta il titolo di laurea per avere quelle informazioni. Cioè, dovresti avere informazioni da un insider dell'università che te le passa sotto banco, e comunque rischieresti, quindi. No, sì, sì. In realtà no, ma io di queste cose semplici, non so come funziona. Ma delle semplici foto di lui alla tesi, lui alla discussione, insomma, voglio dire, io capisco, lui dica: io non voglio far sapere, lui dice: io non voglio far sapere il mio precedente cognome, e ci sta, quello di io l'ho cambiato perché non voglio più legarmi a quel cognome, ok? Io non voglio più essere conosciuto come Milite, e quindi l'ho fatto quando ancora non ero un personaggio pubblico, e non voglio che il mio precedente cognome esca fuori. Però i modi per dimostrare che una laurea ce l'hai ci sono, a voglia. E l'altro, l'ennesima fallacia era di un tizio che faceva finta di difendermi per difendere lui, diceva: ma guarda, tu ti stai fossilizzando stasera, allora a me per esempio, se scoprissi che tu non sei mai stato giornalista professionista, non fregherebbe niente. Male, molto male, molto male. State praticamente facendo una apologia del millantato credito, cioè state dicendo alla gente che può inventarsi di essere laureata, qualificata professionalmente, tanto cosa conta? No, conta che tu fai un buon lavoro di divulgazione, ho capito. Ma io non ho mai millantato la laurea, e ho sempre detto che ho lasciato l'università di scienze politiche a 5 esami alla fine, e ho anche detto che ero a 5 esami dalla triennale, quindi se c'è la triennale bassa e ti senti stafava, non è che sei tanto più avanti di me, no? Facevo notare, se guardiamo solo al titolo. Però non ho mai sentito necessità di millantare. Se io avessi millantato il titolo di giornalista per anni, beh, cazzo, sarebbe un problema sulla mia onestà, perché questo ha mentito sulla laurea, su quante altre cose può aver mentito? E poi anche il profiling. Perché uno mente sulla laurea? Cioè, non è un tema di poco conto, questo qua della... Ma io vedo che succede, cioè, per esperienza, molto in Italia, perché c'è ancora questa impostazione sull'autorità nel dibattito, ma il dibattito si fa per conoscenze e competenze, cioè, se uno ne capisce molto bene, che so, di botanica, ma può andare tranquillamente a discutere con chi vuole, cioè, se sa gli argomenti, perché non può, cioè... Oppure uno che ha la terza media può venire a discutere con me. Per esempio il caso di Metal Mike. Sì, Metal Mike ha la terza media, non lo ha mai, esatto, nascosto, non ha mai detto di essere laureato, è stato onesto, trasparente, pulito, sì, coerente dall'inizio, quindi tu sai che lui ha la terza media e lui deve vincere questo pregiudizio, deve vincerlo mostrandosi competente. E qui veniamo a lui. Perché sono molto deluso da Metal Mike e gli offro... una mano, una, per insomma, per peacekeeping, come dire, per peacekeeping, perché sono rimasto molto deluso dagli insulti che mi ha rivolto, così gratuiti. Io non gli ho mai fatto nulla, gli ho mai detto nulla, soltanto per prostituzione intellettuale, io temo, e soccombenza intellettuale nei confronti di Parabellum, perché nel dettaglio il signor
Metal Mike, come si chiama, non ha smontato nulla della nostra analisi. A mio si è comportato male anche con te, che sicuramente tra voi sicuramente c'è una conoscenza, sì, sì. Io non ci ho mai scritto, non ci ho mai parlato, so che è un po', sì, no? Sì, che io lo seguo praticamente da quando ho aperto il canale. Un po' un papà, uno zio per, sì, tanti, no? Padre putativo di tanti, come si dice, il mio padre, su quei temi, sui temi insomma che lui, dove lui è più competente, sono poi molto affini anche ai tuoi. Quindi lui è riconosciuto, sì, dalla comunità di YouTube Italia, lui ha un seguito importante anche su Facebook, ed è, ha sempre mostrato etica, si è scusato quando faceva eventuali sfondoni o c'erano cose imprecise, ha rettificato, quindi ha mostrato un approccio tutte le volte, cioè, esatto, opposto, e questo gli ha fatto costruire un'identità, una credibilità forte. Cioè lui è una persona, la butto lì, Leo, sì, allegandoti alla quale puoi ottenere credibilità, perché sfrutti, certo, perché Mike è ben voluto sia da professori, esatto, che è stato il primo comunque a entrare in contatto con vari professori esperti anche di aeronautica. C'è un suo caro amico, amico mio Mike, è una brava persona, non capisco la polemica su Mirko gli amico, e lui chiede in buona fede, ma perdonami, lo stai umiliando il signor Metal Mike, si sta dicendo che Metal Mike è incapace di avere l'onestà intellettuale, una libertà intellettuale, sei amico mio e quindi qualsiasi stronzata mi riferisci io ci credo. Ma non ci fai, lo stai offendendo Metal Mike, lo so che niente, ma lo stai insultando, stai dicendo che Metal Mike ha oltre 60 anni, non è in grado di capire quelle che sono le cazzate oggettive di un amico, eventualmente di una persona alla quale deve qualcosa, questo ovviamente non lo so, anche solo moralmente deve qualcosa, non intendo in e altri che poi termini. Mike è una persona veramente, cioè, da persona che comunque precisina come sono io, mette al mic una persona totalmente, cioè, per il suo lavoro sul suo canale impeccabile, cioè se gli fai notare che c'è una svista, lui non riesce a dormire, ti fa anche il video di scusa l'una di notte, cioè. Ma lui dice voglio bene a Mike, infatti stiamo dicendo che è un crimine, scusate, ma sì, sì, dalle crisi di isteriche non stiamo dicendo che Metal Mike è un criminale, stiamo anzi cosa dicendo è tutto il contrario, siamo spiazzati e delusi dal suo comportamento totalmente critico, anche perché io credo che un vero amico, che non è prostituto, il mio migliore amico, che io conosco da quando ho 5 anni, ci conosciamo da 32 anni, ok, è la persona più onesta e schietta con me che io conosca. Non è uno che qualsiasi cosa io dica o faccia mi dice bravo Germano, hai fatto bene, è sempre la scelta migliore, no, è stato anzi una delle voci più critiche della mia vita, grazie al quale sono cresciuto in tanti aspetti, perché mi faceva riflettere su alcuni comportamenti sbagliati, parlo soprattutto di quando usciamo insieme, ci siamo frequentati tutta la vita, che avevo e che da amico provava a... e io anche con lui, stessa cosa con lui, tutto qua. E poi che altro ci abbiamo? Aspetta, ti ho scritto un attimo su WhatsApp. Sì, ho visto, ma non è un problema. Sì, ho visto anche perché poi ho controllato, in realtà si vede. Però tranquillo, tranquillizza. Dicevo. Sì, l'altro tema. Ah, l'accusa delle minacce ai mod. Questa è stata una cosa molto grave, della quale pure si dovrebbe scusare. Cioè, lui ha scritto che avrei minacciato tale Francesco. Cosa totalmente falsa. Lì semplicemente aveva sbagliato. Aveva confuso i nick di due amministratori, perché io ho scritto l'amministratore che è Marco, col quale mi sono anche scusato, ma non l'ho assolutamente minacciato. Dire a uno non bannatemi perché ho diritto di replica, se mi stai diffamando altrimenti siete complici, non significa che io ti stia minacciando. Abbiamo fatto tutto, non ci credo, abbiamo finito i punti, amico mio, te viene in mente qualcosa? Io ho i punti qui. La laurea, sì, che era il primo, l'abbiamo messa alla fine. In realtà su Bussi pure abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Sì, su Bussi, se volevi ancora dire quella faccenda che è super tecnica, ma nemmeno tanto, su quello che ci avrebbe devancato sull'anonimo anomalous propagation. Ah sì, anche l'altro tema, scusami, clamorosamente ce lo stiamo perdendo, quello dei tassi di intercetto. Ah sì, tassi di intercettazione. Allora lui lì, qual è la sua principale, anche ieri mi aveva quasi convinto ieri, no? Perché lui poi è molto bravo, insomma lui è molto bravo a indorare la pillola. Qual è la sua critica principale lì? È che noi diciamo abbiamo fatto noi cherry picking, dicendo che non era vero che i tassi di intercetto stavano calando, che anzi stavano alzando, perché lui quando l'ha detto era maggio, in realtà a maggio i tassi di interesse si erano alzati sopra il 60%, ok?
No, il pesce carro in realtà. Allora, il pesce carro. Leo, ne abbiamo parlato prima del pesce carro, no? Allora, il pesce carro, in realtà, io ero un po' in dubbio. Vuoi spiegare tu perché? Così nel frattempo rispondo su WhatsApp. Vuoi spiegare tu perché Sì. ero in dubbio sulla questione del pesce carro? Perché sembrava un punto abbastanza, diciamo, deboluccio, no? Che Perché poteva essere. Deboluccio in realtà? Perché è vero che lui fa un errore clamoroso Sì. geografico, cioè lui sta con questo ragazzo e si vede nella mappa Detroit e c'è Sì. tutto blu. Sì, c'è uno spaccato degli Stati Uniti Esatto, però dove lui non c'è c'è il Detroit, Canada. ok, benissimo. E lui dice che questi carri, cioè il pesce carro, avrebbero viaggiato via mare, sulle coste, perché cioè, Detroit si trova sulla costa, come se Detroit fosse una città di mare, ok? E in realtà poi il ragazzo lo corregge, no, ma ci sono le ferrovie che vanno Sì. da là, che sono precise, e quindi non ha senso, anche perché ci passano le cascate della gara. Però io dicevo, facciamo un test alla chat, Leo, no? È vero che Sì. lui lo dovrebbe sapere perché è uno studioso, questo quindi dovrebbe sapere che dove sta Detroit, dove sta New York, perché il tema era i carri passavano da Detroit a New York, che è effettivamente sulla costa perché c'è il porto di New York, quello lo sappiamo tutti. Però dicevo, se facciamo una domanda, quanti dei 447 live sanno che Detroit non si trova sulla costa, ma è vicino a un fiume che poi sfocia in un lago? La maggioranza non la sa. Quindi lui Sì. lì magari avrebbe potuto dire: vabbè, mi hai attaccato su questa cosa perché sono ignorante sulla geografia degli Stati Uniti d'America, mi sono fatto fregare una mappa. Però quanti di voi lo sanno? Il tema però è sempre lo stesso. Perché, non so, Leo che è incompetente, perché abbiamo detto che sei incompetente, i nostri amici in Sì. chat che non ne capiscono niente possono non capirne, ma lui, cioè, lui dovrebbe saperlo. Però comunque non l'ho voluto prendere, ho detto vabbè, lasciamo stare perché sennò ci dice che abbiamo fatto, cioè, quindi in realtà non lo ritengo così grave quell'errore. Mi sono messo nei panni, ho detto se facciamo un test Sì, appunto. Comunque, allora, certo. un po' di commenti da chat e poi chiudiamo, siamo in Sì. chiusura. Non si può, non si può, non si può. Aspetta, non si può. Dobbiamo finire. Sì. Allora, fammi vedere solo una roba. Vedo che la moderazione in chat ha sortito ottimi effetti. Non ci sono stati flame inutili, provocazioni. Diciamo che l'abbiamo chiusa bene. Ovviamente, Leo, ultimo messaggio in Sì. chiusura. Certo. Sempre disponibile tu. Sì. Sul confronto, insomma, che puoi fare Sì, lo con ribadisco, cioè non ho nessun rancore personale, niente, anzi mi dispiace pure per la faccenda, ecco, cioè. esatto, per quello che tu sei dispiaciuto, no, per questa cosa. Sì, io sono dispiaciuto perché appunto diciamo che lo status quo che c'era prima non mi piaceva, anche l'ambiente di dibattito, eccetera, cioè. Per me è stato un colpo abbastanza pesante scoprire la faccenda del centauro e tutto quello che è Anzi, venuto vogliamo dopo. dirla di più, correggimi se sbaglio, per te è stato uno sforzo psicologico duro dover Sì. riconoscere che il tuo pregiudizio positivo su Campochiari era, dal tuo punto di vista, cioè hai dovuto rivedere, a Sì, ho differenza di quello che dovuto fanno certe rivedere quello bimbe, che. esatto, le bimbe acritiche che non possono tollerare che il loro idolo sia fallibile, tu hai dovuto fare questo processo e ti è costato, ovviamente. Sì, certo, perché appunto mi fidavo di una persona, gli avevo dato la credibilità, io trovarmi quella domenica, dover rivedere tutto e vedere quello che era stato messo in campo e poi dopo tutto quello che è seguito è È stato stata dura, un è colpo. stato un Sì, colpo non è basso. stato piacevole, Sai, soltanto diciamo. di intercettazioni, chiudendo rapidamente, l'abbiamo detto. Allora, lì come andate a vedere. Allora, la prima fonte, vi diamo questo Sì. insight: la prima fonte che lui inserisce nel link, l'ultimo link radar, dove si vede quello dedicato ai radar. La prima fonte che inserisce è una fonte che parla di dati del 2023, di un anno fa. L'altro tema è che lui su questo tema utilizza fonti che utilizzano. Ah, lui poi mi ha detto che non può, non cita, non vuole citare direttamente la fonte ufficiale ucraina perché è propagandistica e quindi gonfia i numeri. Allora io chiedo a Campochiari e alle sue bimbe, in chiusura di live, chiediamo a loro in coro, io e Leo, ci Esatto. dite da quale fonti dobbiamo reperire le informazioni? Visto che non va bene quella ufficiale,
ci dite da quali fonti, anche perché la cosa comica, correggimi se sbaglio, è che poi la fonte che lui cita è una fonte di terza mano, perché è una fonte che cita il Wall Street Journal, che cita la fonte ucraina che lui non vuole citare, giusto? Sì, sì, sì. Esatto. È quello, cioè, quindi deve poi citare per dirci se altre fonti, non fonti che fanno poi riferimento alla primaria, che quella ah, dici, guarda, la primaria che poi mi fate vedere è una sciocchezza, di fonte, fa schifo, ecco. È propaganda ucraina che dice che sono figli, voilà. Questa è la mia fonte alternativa, e poi ci dovessi anche convincere perché la tua però è più valida. Sì, e il problema è che lui, volendo debangarci, ha citato un articolo di, che riporta di terza mano sta fonte primaria, di... un giornale ucraino che riporta il WSJ, che riporta l'Ukrainian Air Force Command, e ci fa vedere che sono decresciuti, ma a data 22 maggio, che era quando lui ha parlato, contestata, a maggio il tasso era cresciuto e i dati sono presenti sulla Ukraine Air Force Command. Ma poi le nostre fonti ci dicevano anche un'altra cosa, che dire semplicemente se i tassi di abbattimento sono scesi o alzati senza un contesto ha poco senso, perché magari semplicemente i russi hanno cambiato obiettivi, hanno cambiato strategia, si sono spostati e lì dove erano meno efficaci non sparano più. Sì, sì. E quindi, cioè, anche questo è, a poco, per questo poi dovrebbe aver senso essere aggiornati e non dire ah sì, però sì, un anno fa era così, ma un anno fa, amico mio, sei mesi fa, tu mi devi dire l'ultimo mese. Sì, perché poi lui, tra l'altro, mi sembra quella qui di Aiaia Brazov, dove gli chiedono appunto c'hai il biglietto e lui tira fuori il bollo, guarda il bollo dell'auto. Va bene, nel lo senso stesso che, nel senso che se ti chiediamo il tasso di antiaeree e tu stai parlando a maggio e dici sono scesi nell'ultimo periodo, non mi citi il 2023, che l'anno scorso, non ci interessa il 2023, cioè. Certo. Sempre certo, lì. Certo. Allora, grazie intanto a Leo di nuovo. Io siamo sempre disponibili al confronto con Mirko, se vorrà venire di nuovo in live da noi. E abbracciamo tutti quanti nella chat e ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio a tutti. Ciao.